il motivo di questa serata a tema, questa calda serata a tema. Prima di tutto era come sapete anche l'assemblea ordinaria e come abbiamo detto anche a Scandicci, insomma, devo dire a Scandicci, noi come consiglio direttivo eravamo un po', siamo tuttora un po' ignoranti della materia, per cui ci siamo dovuti un po' eludire andando a Scandicci facendoci spiegare in che cosa consistano le attività di Arene, perché vorremmo valutare, la possibilità, visto che ci sono dei soci interessati, la possibilità di aderire alla RIRE in modo cosciente e eventualmente di promuovere all'interno tra i soci delle attività di radiocomunicazione d'emergenza. L'obiettivo della serata è un po' quello di capire il mondo RIRE in cosa consiste, per cui proprio perché la domanda che spesso i soci hanno fatto a noi, so proprio dire, ma che vuol dire, che impegni mi porta, quanto tempo porta via, che cosa bisogna fare, sono domande logiche, normali, a cui noi non eravamo in grado di rispondere, non siamo completamente nemmeno tuttora, ci siamo fatti un'idea, avevamo già programmato insieme a Marco XWV questa serata, prima ancora di chiedere a Scandicci di presenziare, e visto l'evolversi delle cose abbiamo chiesto a Stefano Orlandi di venire qua e spiegarci lui, in veste anche di nuovo responsabile regionale a RIRE, delegato regionale a RIRE, questo è il titolo corretto, e in cosa consistono le attività, perché magari dovrebbe essere interessante per noi promuovere attività in tal senso, ma soprattutto un altro aspetto fondamentale venuto fuori dall'incontro che abbiamo fatto a Scandicci è capire la differenza tra la protezione civile e l'attività di RIRE, perché c'è, a parer mio e a parer nostro, una confusione generalizzata. Stefano, all'incontro che abbiamo fatto, è stato molto esplicito, parole molto semplici, ci ha spiegato fin dove arriva RIRE e dove comincia la protezione civile. Niente vieta chi fa RIRE può fare protezione civile, come può andare a Misericordia piuttosto che fare il radioamatore normalmente, per cui abbiamo ritenuto un incontro veramente utile quello che abbiamo avuto e abbiamo chiesto di presenziare qua, in realtà è stato il contrario, abbiamo chiesto di presenziare qua e poi siamo andati là. Vabbè, però insomma il concetto è questo. Qui chiudo, insomma anche solo io, abbiamo chiesto a Buon Francesco XVA, che è la persona insieme a Marco che più di tutti si è dimostrata interessata all'attività di protezione civile, di venire qua e presentare un progetto che lui ha realizzato che riguarda sia una stazione in valigetta portatile, autosufficiente, autonoma, sia un sistema di antenne mobile HF, perché un progetto pratico, tecnico, molto utile in ambiti di radiocomunicazione d'emergenza, per il mio. E visto che l'argomento più o meno insomma squadrava, matchava con l'argomento, ha detto di unire le due cose e parlare anche di questo. Basta, io vorrei dire altro, diciamo, nel senso, non so dov'è che adesso dovrebbe magari cominciare, se dal tuo progetto o da Stefano ci racconta un po' di adesso, vogliamo cominciare allora e poi si fa con te. Sì, sì, meglio da Stefano. Facciamo questo modo, per cui io ti servo. Noi, c'hai davanti le persone di Arire non sanno niente, non è vero. Va bene, si inizia con un po' di storia, magari si fa un attimo di e poi dopo si unisce lì. Cercando di non annoiare nessuno, ma un po' di storia non fa mai male. I radioamatori, si sa, hanno sempre fatto la loro parte quando c'è stato bisogno di fare comunicazione d'emergenza. È inutile raccontare quello che è successo a Firenze per l'alluvione, piuttosto che terremoti o altre calamità che ci sono state, e il riconoscimento che è arrivato, se a Milano qualcuno gli capita mai di andare, ci sono di pugno firmati dai vari Presidenti della Repubblica, ringraziamenti all'ente morale per quanto i radioamatori dell'area avevano fatto. Però questo, nel corso del tempo, da Zamberletti in poi, lo Stato italiano si è organizzato in maniera diversa, quindi ha creato leggi, ha creato normative e ha voluto dare un
minimo di inquadramento normativo a tutto quello che di spontanea volontà veniva fatto per aiutare qualcun altro in situazioni definite calamitose. Da lì poi c'è una selva legislativa, anche perché poi con la deregulation le regioni hanno acquisito potere legislativo, quindi ogni regione si è poi fatta nel proprio ambito la propria normativa, che in alcuni casi è arrivata a essere demandata fino alle province. In altre regioni invece la regione ha assunto in pieno l'attività di protezione civile e se l'è gestita. In realtà il quadro normativo dice che il sindaco, dove c'è l'evento, è l'unico vero responsabile di tutte le manovre che ci sono. Il resto vanno a dargli una mano. Questo è giusto per dare un quadro di come nel tempo si evolve la storia, che da i volontari si arriva alla protezione civile, agenzia di protezione civile sotto la presidenza del Consiglio come oggi, piuttosto che prima un pezzo del Ministero dell'Interno, quello che è inquadrato all'interno dello Stato. Norme, regolamenti, legge sul volontariato fatta apposta per gestire l'immenso potere umano che poteva venire fuori dal volontariato, e in quell'evoluzione di quadro normativo la nostra associazione a suo tempo si chiese, nel bene o nel male, come poter continuare a convivere in una situazione normativamente cambiata con lo statuto che non gli consentiva di accedere a quelli che erano partecipazione in ambito attivo di protezione civile, cioè se non sei all'interno riconosciuto non puoi partecipare. Quindi hanno creato prima il CER, il Centro Emergenza Radioamatori, e poi successivamente, per varie vicissitudini, un nuovo regolamento per creare l'ARI RE, ovvero Associazione Radioamatori Italiani Radiocomunicazione d'Emergenza. Qui sembrerebbe, no, una prosecuzione, l'ARI RE serve per fare protezione civile. Sì, e può essere vero, perché senza quello non si fa protezione civile, però l'ARI RE è un pezzo dell'ARI che ha un regolamento suo interno, che grosso modo è quello dell'ARI, è quello che crea le sezioni, che dice quali cariche ci sono, come devono essere fatte, come si deve comportare un presidente, cosa deve fare un segretario, che coordinamenti ci devono essere, e che soprattutto dà quell'oggetto che la legge sul volontariato ha imposto a tutti, che è l'assicurazione addosso al volontario, cioè a chi presta un servizio. Guardate, l'assicurazione addosso a chi presta un servizio è l'unica vera ragione dell'ARD, perché se una sezione vuole fare una manifestazione o a coadiuvare chiunque sia a fare una manifestazione gestendo le comunicazioni radio, che sia una cronoscalata a macchina, che sia una gara podistica, che sia una gara di ciclismo, che sia una maratona o semplicemente una rievocazione storica di qualche tipo, lì uno lo chiesi io da presidente, ma io mando la gente, ma se quelli si fanno male o fanno male a qualcuno, ma a me che mi fanno? A me fanno male, perché sono io responsabile. E quindi l'ARI RE consente di avere una protezione quando ce n'è bisogno, ma perché ci sono tutti i livelli attivabili, quindi la sezione che fa un'attività ha le sue persone, ha costituito al suo interno il nucleo, il raggruppamento ARI RE, quindi una parte della sezione aderisce a fare delle attività dalle proprie disponibilità. Queste persone possono essere coperte dall'assicurazione quando c'è bisogno. Quindi noi si va a fare una scampagnata sul Poggio, ci si porta dietro le radio per fare un po' d'attività e si deve muovere qualcosa o fare una dimostrazione agli scout, ragazzi, piuttosto che familiari, noi si attiva. Quanti siamo? 8. Questi sono nominativi, si manda al fax a Milano, firmato dal Presidente, gli dice: in occasione della manifestazione tal dei tali si terrà dalle ore X alle ore Y del giorno, o dalle ore X al giorno successivo, quant'è lungo,
I seguenti soci sono in servizio, attivi e devono essere coperti dalla polizza assicurativa. Elenco. Chiaramente devono essere regolarmente iscritti, aver pagato regolarmente, essere soci, secondo il regolamento. E a quel punto sono tutti coperti dall'assicurazione. L'assicurazione è stata rivista tra l'altro un anno e mezzo fa. È stata ampliata. Quindi non c'è solo la copertura sulla persona, ma c'è anche la responsabilità civile del prezzo. Quindi siamo in ambito protetto. Quindi l'area RE è un pezzo attivo in attività che riguardano la radio, con la protezione che la normativa italiana richiede per stare fuori a prestare un servizio per la propria sezione. Che poi la propria sezione ti mandi a fare l'emergenza nazionale. Quello è un altro paio di mani. Perché? Perché l'emergenza nazionale è gestita a livello nazionale. Quindi c'è un'allerta nazionale, essendo nel comitato, nella consulta del volontariato nazionale, l'ARI, per decreto, siamo già dentro. Però chiaramente se devi mandare qualcuno, devi stare nella legge del volontariato. Quindi se devi mandare qualcuno all'Aquila, o piuttosto che a Mirandola, come nazionale, lo devi mandare, deve essere coperto dall'assicurazione, come se fosse un volontario della Misericordia, come se fosse un volontario dell'Humanitas, piuttosto che dei cinofili, piuttosto che, ditemi voi chiaramente, qualunque gruppo possa essere, che si definisce volontario, come la FIRCV. Loro hanno un grosso vantaggio, che sono andati lì a dirgli fateci fare quello che vi pare, basta che non ci dia soldi per vestire la gente e mettergli una radiolina. Noi quella fine non si può fare, noi siamo un'altra cosa, noi siamo un'altra capacità, ci sa delle installazioni su Piemonti che ci danno delle potenzialità immense, perché noi siamo testimoni di cosa hanno fatto i radioamatori di Pescara all'Aquila, che al Genio Civile gli hanno dato un apparecchio, l'hanno fatti girare e gli hanno prestato un ponte ripetitore nostro per parlare con i loro vari spazi sul territorio. Perché? Perché in due settimane non hanno ancora stato in grado di montare su un ponte. Quindi la nostra forza è vero, è nel primo impatto, perché è lì, poi si organizzano, tutto vero. Le prime due settimane. Noi i primi tre giorni, almeno le prime due settimane. Poi all'Aquila c'è stato un problema di prezzo, lì ci hanno voluto più tempo, ma insomma lì si sono un po' limitati per vari motivi, più ci hanno avuto problemi logistici, problemi tanti, perché poi alla fine lì i soldi correvano a fiumi, però in realtà diversi. Per esempio l'ultima emergenza in Mirandola e dintorni, le comunicazioni lì sono state tutto sommato abbastanza facile, non ci si può immaginare coprire una zona pianeggiante piuttosto che una serie di vallate con paesini arroccati un po' di qua e un po' di là dalla vallata che gira e che col cavolo che ti sente il Gran Sasso, dove se era noi se non si faceva una triangolazione noi non ci parlava la lì perché si era proprio coperti da un costone di roccia, però organizzarsi ci riesce. Quindi storicamente l'evoluzione è questa, storicamente c'è stata necessità di avere degli strumenti per fare protezione civile, ma sono strumenti per fare attività radio che servono alle sezioni per vivere e sono uno strumento importante perché danno la garanzia della protezione assicurativa che in qualunque altro motivo appena c'è un problema salta il tavolo, è inutile definirlo in un altro modo, salta il tavolo, perché quando c'è una denuncia di questo tipo salta il tavolo, che nessuno poi ci può più stare, nessuno si può prendere la briga, tutto sparisce, qualcuno chiude e si va per le vie personali, e quello è la cosa più antipatica che possa esistere. Qui c'è una potenzialità di un certo tipo. E ora Stefano. Grazie. Metto qua, vai, sì, mi la realtà di Scandicci la Pescara. Vai, bene, allora intanto sono Stefano, W5 di PF, sono il nuovo presidente di Scandicci, nonché il coordinatore regionale, chiamato a
dopo il buon Guido Ageo, al quale do sempre un saluto perché è stato ormai il mentore, è servito a seguirlo perché ho visto un modo di lavorare. Una volta preso questo incarico mi sono posto il problema di cosa si poteva fare per cercare di migliorare. Cercare di migliorare è stato quello di battere subito per cercare di avere un regolamento regionale che mancava, cioè, ci mancavano le fondamenta per poter cominciare a lavorare. Perché mi sono chiesto, chi è che sa cos'è Aride? Che idea vi avevate fatti voi di Aride? Ditemelo, che pensavate? La prima cosa, immagino, non so, c'è sempre due parole soltanto, protezione civile. Penso sia una cosa che richiama sempre l'attenzione punto. No, cos'altro vi eravate fatti? Che magari può venire da vecchie vicissitudini del passato. Io chiedo sempre una cosa, dividere proprio le due cose, il passato e dimenticarsi, proprio lasciamo perdere, non ci serve a niente. E la protezione civile, anche quella la rammenterò quando avrò finito l'intervento, perché sono proprio completamente interessato in mezzo. Allora, cosa è nato? Ma da quello che mancava? Che mancava? Un regolamento regionale, che abbiamo, siamo riusciti a farla trovare. Magari un po' di fretta, però per avere comunque una base per lavorare. Per cercare di coinvolgere le sezioni, per cercare di fargli fare quel minimo, chi lo vuole fare, perché nessuno è obbligato a niente, solo quelli che vogliono fare. Ora, chi può fare questa attività? Che non è altro che un'attività radio, comunque un contest, un'attivazione della stella. È comunque radio e noi dobbiamo solo fare radio comunicazione, di emergenza. Nessuno chiederà mai di andare con una palettina o a cercare la bomba o a fare qualsiasi altra cosa. Noi si facciamo radio. È successo anche io. C'è chi lo fa. Solo qui. Eppure c'è chi fa di tutto di attività. E quello non è il nostro caso, non è quello che io cerco di portare all'attenzione di tutti. Perché questo? Perché purtroppo c'è tanta disinformazione. Non si conosce cos'è Aride. Anche perché a livello nazionale ci sono state delle vicissitudini. E anche lì la disinformazione ha aiutato tanto i relatori della riunione di emergenza, perché tutto quello che si sente parlare non è tutto vero. Ci sono stati dei passi fatti da Migliaccio, mi piace fare i nomi, perché? Perché dopo l'Aquila il Dipartimento aveva dato, voleva dare, come a tutte le associazioni, ce n'erano decine, un riconoscimento per il lavoro svolto. Quale miglior cosa cercare di dare le occupazioni? Parate. Perché fondamentalmente siamo una ditta di scherzi migliori, perché abbiamo ogni sezione un vestitino diverso. Se ci facessero una riunione di tutte le sezioni sembriamo un altro problema, perché non siamo per niente coordinati, non abbiamo gli stessi colori, non siamo vestiti e attrezzati alla stessa maniera. Quello era un modo di dirci grazie. Purtroppo ci si è trovato di mezzo, ha cercato di fare quello che probabilmente buona parte di noi avrebbe fatto, cercare di prendere e poter dare a chi ha sembrato a fare. È rimasto nel mezzo, purtroppo è finito il suo mandato, sono arrivati le nuove, hanno fatto il loro percorso, giustamente, per non dire che nessuno può criticare chi c'è adesso. Però perché lì è stato un buttare benzina sui fuochi, sicuramente non ha aiutato. Dunque, venendo ai giorni di oggi, i nostri, quello che si cerca di fare, cercando di avere un punto di riferimento fra tutte le sezioni, perché finora non c'era. Quando io sono arrivato, mi stavo da un incarico, dopo pochi giorni è arrivato l'emergenza tra la Liguria e la Toscana. E mi hanno chiesto, c'era Giuliano, Ligure, Italia 1 SAF, SF, ha chiesto aiuto, non ce la facevo, c'era da dare in cambio agli operatori. E in un fine settimana ho trovato 45 persone, cominciavo a bombardare tutti per telefono, ho rotto le scatole a tutti, ma male perché non avevo telefono, non avevo indirizzo, non avevo niente, avevo pochissimi dati, me l'hanno passati proprio tramite messaggi, tramite quello che potevano avere. 45 persone sono tante, ma è fine settimana, sabato e domenica, il lunedì mattina quando c'era il partito c'era nessuno. Non è quello a dire. Bisogna mettersi nell'idea che se c'è un minimo di impegno in gruppo, bisogna anche sapere fra di noi chi può essere disponibile eventualmente a fare anche una disponibilità, dare una disponibilità. Quello sì, perché un impegno non ci se ne fa nulla di persone H24 da casa. Probabilmente ci può essere necessità di muoversi un giorno, due giorni, nulla, mezza giornata, però bisogna anche mettersi in quest'ottica l'idea. È chiaro, cosa non riuscire a mandare due persone il martedì e due persone il mercoledì, no, due domenica e due mercoledì, però
sono tantissimi, ma sono bastati. Hanno dato aiuto a altre persone nei guai, con la melma fino sopra la testa, e si è visto tutta la televisione che è successo. Quando veramente ti trovi nella hacca, che tu sei veramente in mezzo, una mano la fa sempre nuova. Quindi bisogna anche pensare che non tocca sempre ad altri, ma può toccare a me. Quindi, probabilmente, nella sua conoscenza mi viene messa da tutti. Quindi, anche in quel caso lì non c'era le basi per poter lavorare, quindi cercavo di contattare tutte le sezioni, cercare di avere le mail, i telefoni di tutti e fare un punto di raccolta, vedo di gruppo e della sciocchezza, però perlomeno da quando si è iniziato siamo già a oltre 30 persone e comunque sia si interessa, ci sono, e alla sua. Ora si cercherà di fare, ormai con le ferie ce la facciamo, perché si farà dopo le ferie, cercare di ritrovarsi in un punto dove tutti si porteranno le nostre idee. Quello che si pensa di poter dare, se si vuol fare, nessuno vuole obbligare nessuno. Tante sezioni non mi hanno neanche risposto, ho chiesto proprio a tutte le sezioni, ma arriva a voi, mi dite se avete persone, se vi interessa, se i soci lo sanno, perché purtroppo c'è un filtro. Se non interessa purtroppo al gruppo dirigente della sezione, ai soci non gli arriva niente, non lo sanno, non sanno neanche che c'è questa possibilità. Ci può essere persone interessate, come no, non vuol dire nessuno. Qui filtro c'è. Filtro c'è stato, gli è stato un piacere, una bellezza in questa maniera, perché sinceramente c'è stato anche sezioni, ma hanno detto, guarda, no, grazie, non ci interessa. Benissimo, ma sono convinto, se ho una necessità e questa sezione gestisce un po', se devo chiedere, guarda, ho un bisogno, un'emergenza, me lo tieni libero. Sono convinto che tu ci puoi passare comunque, però ti hanno risposto, almeno una cortesia di Inter. Siamo tutti insieme, siamo tutti sulla stessa parte, ci può essere una necessità di tutto. Cos'altro dire poi di Arrivé? Arrivé è tante cose. Arrivé può essere, come diceva Leonardo, un modo veramente anche per tirare avanti. Parliamoci chiaro, le sezioni, e voi lo sapete benissimo, si vive anche con due soldini, c'è da pagare l'affitto, c'è da comprare da bere, c'è da cambiare l'antenna, c'è da cambiare l'apparato. E con le quote di ristoro dei soci tante cose che non vengono fuori. Quindi se c'è da fare qualche servizio e uno si è organizzato con un gruppetto di persone che seguono la denominazione d'urgenza, già tu sei un po' attrezzato, tu hai già fatto, vedi, dell'esperienza, è bellissima. Ma ce ne fosse uno per sezione famosa del genere. Perché perlomeno, qualunque bisogno, l'emergenza, l'assistenza o qualunque servizio, tu sei bene pronto. Già tu ce l'hai il concetto, tu c'hai già la voglia di fare. Quindi questo qui può essere veramente un veicolo anche per ritirare un po' di persone all'interno della sezione e se si fa tutti insieme con un servizio di arrivo dei soldini si tira avanti, stanno finché si chiude. Già siamo tutti in là con gli anni, e ci può aiutare per andare nelle scuole, ci può aiutare per fare tante cose e cercare di portarsi anche altro ragazzo anche vicino a noi, perché no? Potrebbe essere un buon veicolo. Poi ci racconti poi a Scandicci la storia di come vi siete avvicinati, avete cominciato le rapporti con il comune, sì, dunque, i vantaggi. Io, fortunatamente quando nel 95 sono arrivato a Scandicci c'era già questa linea, o perlomeno c'era già un buon rapporto con il comune di Scandicci, c'era già una convenzione che diciamo ci imponeva, tra virgolette, di fare alcuni semplici servizi e poi erano veramente la presenza in me che era poca roba, quasi niente, quindi era più un darci una mano loro a noi che noi a loro. E ho iniziato allora a seguire la denominazione emergenza. Abbiamo fatto spesso delle esercitazioni con altre associazioni presenti, Croce Rossa, Maeta, Serracchetta, e l'ho sempre seguite. Poi tutti insieme siamo sempre riusciti a creare un gruppo, anche se non c'era ancora il gruppo Arrivé, però ci siamo sempre prestati a queste cose. Varie riunioni anche in prefettura, abbiamo sempre seguito questo filone, perché per o male ci abbiamo sempre un po' creduto. Poi, anche con la presidenza di Leonardo, già prima, no, ma più che altro quando arrivava lui, se non mi ricordo male, ci siamo posti il problema di ma come stanno le cose qui? Allora ci siamo presi la briga di farsi un bello studio a livello sia regionale che provinciale della normativa presente, quello che era in vigore in quel momento, di come stavano le cose, c'è stato da fare un po'. Ci siamo resi conto che ci mancava il terreno sotto i piedi, perché sì, è vero che c'era lo statuto nazionale Arrivé, però nessuno l'ha preso in considerazione, quasi nessuno, se non quelle regioni, quelle sezioni, quelli che hanno avuto un bisogno loro e si sono messi in regola. Poi abbiamo contattato un po' di sezioni, chi c'era? Roma, giù a
Cabrera, mi ricordo la sezione di Cabrera, sì, di quello che faceva anche quelle Z televisioni. Insomma, abbiamo chiesto un po' in giro, ma voi come vi siete organizzati? Basta chiedere, no? Fra di noi, ci si parla tutti i giorni alla radio, perché non parlarsi anche se c'è una necessità? Abbiamo cominciato a buttare giù il regolamento di sezione, abbiamo costituito il gruppo, abbiamo costituito quello che era il gruppo nostro a relè, che poi è quello che ho portato come esempio in Toscana, in regione. Per noi ha funzionato, proviamolo, se può funzionare per gli altri si può sempre migliorare. Però perlomeno ci siamo permessi l'umile esempio da portare, visto che con noi ha funzionato, probabilmente potrebbe funzionare anche per gli altri. Tutto questo perché? Perché ci eravamo posti il problema di arrivare a iscriversi anche nei registri dei volontariati. Perché no? Perché fondamentalmente l'ARI, a parte quello che vi ho detto, che non siamo un'associazione di volontariato, è vero, non l'abbiamo scritto, ARI non è associazione di volontariato, però è anche vero che comunque sia il Dipartimento di Protezione Civile, c'è l'ARI scritta e c'è il suo numerino, siamo comunque inseriti nella consulta del volontariato e anche lì ci sei. Perché? Perché quando ci arriva su Dini del 5 per 1000, dell'8 per 1000, e l'ARI se li mette in tasca e fa le spese che ha da fare, allora siamo su due binari? Quando ci fa comodo si prendono i soldini e quando non ci fa comodo non vogliamo essere? Nessuno può fare il volontario, però bisogna anche essere onesti. Se ci fa comodo, ci fa comodo sempre, o se no non si prende mai nulla. Quindi ci siamo, nel gioco ci siamo, comunque, anche se non è vero che lo scrisse Milazzo che siamo 15.000 volontari, quello assolutamente è stato cercare di prendere il fumo, però tra parte c'era lì, le ha buttato tutti che aveva sul piatto, no? Le è andato però come è andato, lei mi risponderà anche personalmente, per l'amor di Dio, quello è affermato, però sicuramente ha cercato, a mio modesto parere personale, di portare qualche risultato a casa, cosa che sinceramente potrebbe anche essere una cosa valida, però va organizzato, non si può prendere le robe e organizzarsi, bisogna cominciare a organizzarsi prima, cominciando dalle sezioni, siamo noi l'ARI. Purtroppo ci abbiamo tutti questo brutto, secondo me, modo di vedere l'area, no? Un esempio pratico sono le comunità regionali. Chi c'è stato si rende conto, no? Si va tutti lì e ci si mette a aspettare che il consiglio direttivo ci dica qualcosa, avendo si deve fare. No, non è così. Siamo noi, le sezioni, che si deve dire alla gestione del comitato regionale. Cosa vogliamo? Purtroppo siamo sempre un po' in un passo dietro a aspettare dagli altri. Quindi tocca a noi iniziare a fare il gruppo. Questo inizia le sezioni, e lì il cuore dell'ARI Rete, cioè delle comunicazioni di emergenza. Solo grande comunicazione di emergenza, nient'altro. Così deve fare questo. Ecco, faccio un'altra domanda. Se volesse noi qui a Firenze offrire un servizio alla comunità locale di radiocomunicazione di emergenza, sì, non avendo niente, se non qualche volontario o qualche buon proposito. E da dove dobbiamo partire? Oltre a costituire il gruppo e trovare quei 2, 3, 4, 5, numero maggiore di uno. Benissimo, ma già 3, 4, 5, 6 persone, 10 persone, va benissimo. L'importante è iniziare. Costituito questo gruppo, che cosa dobbiamo fare secondo te? Qui a Firenze c'è purtroppo uno scotto. Che bene. Lo sappiamo, sì, va bene. No, ma lo conosco benissimo lo scopo. Sapete, magari quindi quello lascia lì. Lascite dallo scopo. Sì, è presente, quindi, ma no, per mi costa nulla, no? Assolutamente. Però cosa puoi fare? Ti puoi offrire benissimo, puoi andare anche, non so, al comune, a presentarti, magari per le scuole già lo fate, per cercare magari di poter aiutarli. Per esempio, noi a Scandicci abbiamo fatto l'assistenza alla prima mezza maratona che hanno fatto. Ci fu questo assessore che aveva questa spinta e creò, venne fuori questa bella manifestazione. Ci chiamarono loro, tra l'altro, visto che ci conoscevano, per gestire le comunicazioni e fargli vedere una PNS, anche quella una bella osina da seguire, da portare avanti, perché è utile fargli vedere come si svolgeva la gara. Traguardo, avevano uno schermo dove vedevano tutte le stazioncine a PLS si sviluppavano nella cartina del comune con tutti i primi, donne, uomini. Che vedete, vedete, però in quel caso dicevano, non è chiaro, andare a offrirsi è un tentativo. E la moglie dice, uno può andare in comune piuttosto che... Fa nulla. Capito, uno prova, non so, all'assessorato dello sport,
a chi gestisce la scuola per cercare di dire, guardate, noi abbiamo queste possibilità, possiamo far vedere una geoposizione, la PRS, può fare un'assistenza piuttosto magari che non so, i verdi già ci conoscano, hanno già le nostre la nostra forza, la conoscano già, però anche lì purtroppo si va sempre a imbattere il mondo scoglio, perché Firenze purtroppo è territorio anche di altri, non ci siamo solo noi, si fa male, è un iniziare secondo me, iniziare a cercare di tessere i rapporti con ecco, me. Io volevo, certo, perché sono fermamente convinto di questo, anche se non sono un fautore dell'Ari Re, magari ci sento meno degli altri, però secondo me dare la possibilità a delle persone, dei cittadini, di poter svolgere comunque una forma del proprio hobby ad uso sociale, secondo me è un'attività che non cognarsi, cioè, come faccio il contest di Yaru domenica prossima, certo, e far capelli magari la settimana prima, il mese dopo potrei andare a fare un'attività di radiodonazione emergenza, magari per sviluppare conoscenze tecniche di comunicazione. È un bel campo di... Cioè, non ci vedo assolutamente niente di... Giusto. Che magari possono essere, però senza... proprio per lo scopo nobile della radiocomunicazione emergenza, a me non mi interessa dire mi organizzo, faccio e proprio a dire oh io faccio questo, datemi qualche cosa in cambio, no, semplicemente per dire guarda io comunque vado, in quanto radioamatore sono organizzato, se in caso di emergenza eventualmente so che cosa fare, secondo me appunto fermarsi lì. Ecco, voi avete una procedura, avete redatto, vi siete organizzati con delle esercitazioni, per capire, perché secondo me è importante, strumenti fattivi, ora si va, sui concreti, su un concreto, sì sì, è questo. Allora, Scandicci negli ultimi 9 anni, 10 anni, in casa nostra, da noi o con la collaborazione del Centro Intercomunale Colli Fiorentini, che sono un consorzio di 7 comuni che gestiscono insieme la protezione civile su tutto il territorio intercomunale, abbiamo fatto diverse esercitazioni. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di creare un manuale, un volume, abbiamo fatto delle serate in cui l'abbiamo letto, spiegato, abbiamo spiegato tutto. È un volumetto in cui dentro c'è il regolamento ARRE, ci sono alcuni documenti necessari, di normativi, perché è corretto che ognuno sappia quello l'ambito. È arrivato un po' a tutti, poi ci sono dentro tutta una serie di informazioni relative alle frequenze da utilizzare, a luoghi, ma ci sono definiti tutti quelli che sono i protocolli di comunicazione previsti dalla Protezione Civile fra i centri operativi comunali, centri operativi misti, tra i centri operativi misti e la prefettura, tra la prefettura e la rete delle prefetture, i vari tipi di comunicazione che ci sono ai vari livelli. Questo tra l'altro è ripreso da un documento che fu fatto 15 anni fa forse, all'interno del Comitato Regionale Toscana, quando c'era attivo il CEL. Quindi abbiamo ripreso del materiale, ce l'abbiamo risistemato, riadattato in certe parti. Alla fine abbiamo fatto la visione nostra, ci siamo fatti un piano di intervento sul territorio che noi conosciamo, su cui dobbiamo agire noi, e alla fine ci sono tutti gli schemi di come fare i cablogrammi, i radiogrammi, le note, come fare il check time corrispondente per avere una conferma del messaggio, cioè tutta una serie di cose, di procedure più o meno obsolete, più o meno moderne, più o meno, ma però sta sempre migliorando, l'abbiamo creato, perlomeno ora i nostri sanno come operare, come fare. Sanno come operare se sono a un com, cioè che devono scrivere il messaggio e poi lo devono passare, sanno che per mandarlo gli devono ricevere uno scritto e firmato eccetera e mandarlo via in voce, che ci hanno di mezzo, e quelli sono affari tecnici loro. Poi, e questo è il libricino, ogni volta che un socio nuovo arriva e vuol far parte del gruppo viene vestito prima di tutto di questo concetto, un minimo di roba, la maglina, ma gli dai anche questa Bibbia, questo riferimento che se lo deve leggere. Poi abbiamo fatto esercitazioni,
le esercitazioni che abbiamo fatto, abbiamo fatte nei modi più svariati. Siamo partiti da una sorta di gita, siamo arrivati a fare le simulazioni di emergenza. Le ultime due sono state, secondo me, le migliori riuscite. Che sono state quelle, insomma, poi alla fine hanno rimpolpato anche un po' il gruppo, perché la gente può farla, è un'attività che piace perché aggrega, poi alla fine è quello anche il forte di questa cosa. Uno degli scopi fondamentali di creare gente. Esatto, la penultima volta abbiamo fatto tardi la notte, io, lui, altri 3 o 4 consiglieri, e abbiamo preparato una serie di buste con dei percorsi, dei checkpoint, una serie di cose, tutto via radio. I percorsi da seguire con i mezzi. Quando sono arrivati lì si è detto: allora, gli equipaggi chi sono? Io sono con lui. Bene, alla testa di usata, monta in macchina, tu l'apri e tu parti, in base a che c'è scritto su. E così abbiamo fatto gli altri. Chiaramente noi si era lì a monitorare e ci sapeva tutta la lista di quello che doveva arrivare. Puntualmente cominciava ad arrivare la chiamata. Allora sono tizio mobile, mi sto recando laggiù, sono a questo punto, faccio un controllo radio. Che questo era richiesto di sopra, così via, e tutta una serie di cose del genere. Li abbiamo mandati nei comuni consorziati, negli altri 6 comuni. Sono arrivati sul posto, hanno fatto la verifica del luogo, hanno consegnato una lettera per il sindaco, hanno fatto una chiamata e si sono liberati e si sono fatti tornare. Quando hanno questa lettera era semplicemente la comunicazione al sindaco, noi avevamo fatto questa cosa, avevamo cercato di fare questo, che gli era arrivata la comunicazione, ringraziando per la collaborazione. Rimangano lì. La seconda volta invece ce l'ha proprio chiesto di partecipare, ci ha organizzato queste buste a sorpresa, il centro intercomunale. Mi è piaciuta l'idea, sì. Il centro intercomunale ci ha fatto... Buste a sorpresa è vostra. La prima si fece noi, non si fa questa esercitazione, volete venire a vedere, e loro vennero. Venga sempre. Vennero lì, si ponevano da una parte a vedere che succedeva, alla fine, e la cosa gli deve essere piaciuta, poi alla fine l'hanno un po' usata anche per loro. Hanno fatto una cosa un pochino più ristretta, perché probabilmente non tutti i comuni avevano aderito, non c'era l'esercitazione, però quelli che hanno partecipato, insomma, poi alla fine c'era un funzionario nel comune, l'ha accolto, l'ha fatto entrare, l'ha fatto montare l'antenna nella stanza della giunta, così. Sì, però si sono attivati, e anche le persone dentro. Però hanno fatto l'attività, e questa cosa gli è interessato parecchio anche, quello diceva prima Stefano, la geolocalizzazione, il sistema PRS. Perché si sono resi conto che la mappa del territorio, le stazioni che si muovono, sapere dove sono gli operatori e come funziona è un vantaggio non indifferente, senza contare il fatto che tramite quell'oggetto puoi mandare messaggi, telemetria, si può fare tutto. L'alternativa è con cellulare, ma in caso di bisogno il cellulare non c'ha quale contare. L'alternativa comunque molto valida, ma che rimane radio, è molto costosa ancora. Sì, è capito. Perché è il sistema di stack che poi alla fine ti consente di fare un po' più cose con lo stesso oggetto, che ha un costo nettamente superiore. Sapete, per noi ci si sta lavorando sopra da diversi anni. La comunità radioamatoriale internazionale sta tirando fuori qualcosa di usabile solo adesso, e tra l'altro i tedeschi sono rimasti affogati dagli ordini, e quindi le basette sono triplicate in prezzo, ovviamente, però non ce la fanno, le consegne sono previste non prima d'ottobre. Però quello è un sistemino che molto probabilmente dell'attacco a una radio, che c'è una corsa nel 2006, pare tra 2006, e ci lo puoi con una radio normale. E lì fai tutto quello che potenzialmente può fare quell'oggetto, le chiamate selettive, il digitale, la sveglia d'emergenza, perché se qualcuno ti sta addormentando la radio, va abbassata in piedi dalla noia, te gliela alzi automaticamente. Dici, sveglia. Io tutta un'altra serie di cosine, fai il transfer, tutto completo, tutto lì. E questo già ti dà dei vantaggi. Se è passato le serate a passarci le foto, si è tarato un po' le dimensioni, però diciamo una foto in bassa risoluzione che rende l'idea, però ce la fai passare in una qualcosa come 3 minuti al massimo te la trasmette. Quindi sono dei vantaggi nel nulla, è solo veramente grandiosi, però ancora è una tecnologia costosa, quindi secondo me
ci si può avvicinare forse l'anno prossimo è l'anno buono per cominciare a puntarci sul serio, perché, lanciato, perché si può lavorare, si può lavorare sul materiale e con 150 euro si fa la stazione più una radiolina, quindi una radiolina tutti ce l'abbiamo, parecchio ce l'hai, aggiungi che ce la fai, però ecco, è stato questo il modo di lavorare su cui ho visto funzionare il gruppo. Noi non abbiamo partecipazioni in attività di radioassistenza intesa come il rally piuttosto che velocità in salita, piuttosto che rivoluzione storica. Abbiamo partecipato perché ci avete chiamato qualche volta, quindi abbiamo fatto insieme a voi qualcosa, abbiamo fatto con Modenesi perché un anno rimasero veramente messi male, ci chiamarono anche noi, guardiamo chi si trova, sono 2, 3 o 4. E ci si diverte un po', anche però ecco, anche quelle sono importanti, quindi dove uno si può rivolgere, intanto uno si rivolge in casa e cerca di fare un po' gruppetto, secondo me, quindi dice, quanti siamo noi? Bene, cominciamo a vedere cosa ci abbiamo a disposizione, frequenze, antenne, apparecchi, potenze. Il gruppo stasera si è interessato. Sicuramente. Sei autonomo, noi abbiamo una scheda di... come si dice, di censimento di ogni operatore, in cui c'è una miriade di informazioni, però ti fa capire se quello lo puoi mandare anche a fare un servizio in HF oppure no, piuttosto che se è mobile, se è autonomo, se non è autonomo, quanta autonomia ha, se c'è una batteria piccola, grande, se c'è il gruppo elettrogeno, tutte informazioni che poi alla fine una banca dati, sono utili per il piano d'emergenza sempre superiore fino al nazionale, ma al di là di quello sono utili in casa, quindi una volta capito chi siamo, fatto due prove per dire va, si fa una cosa domenica, come uno organizza in secchietta il pranzo, organizziamo una cosa simile, però si fa così, te tu parti, tu vai a Mugello, voi due insieme, vi fermate a Montesenario, poi andate là, e tutte le tappe fatte, si prova a vedere se ci si sente, se non ci si sente. Mugello per la zona, per la provincia di Firenze, è quello che tutti hanno detto, è sempre più a rischio, non mi è successo nulla, ma soprattutto se non ci sa un punto comune non ci si fa, quindi può essere fare una cosa del genere, si passa da una parte e passa da un'altra e poi ci si ritrova sul lago a mangiare un panino o si va a Vicchio alla Sette Prosciutto a mangiare tortella ronda, cioè poi finisce bene sempre, no? Finisce sempre, è un modo per stare insieme noi, tutte le due esercitazioni che mi sei raccontato. Quando sono tornato hanno trovato la sala linea, i dolci, il bere allo spumante per festeggiare, stare insieme, perché la sezione deve ringraziare chi si dà da fare, e quindi per noi è sempre stato fondamentale, una piccola spesa la deve andare anche in quella forma di gratificazione. Per cui dove cominciare? Cominciare da lì e poi a chi vendere? Io ti dico, io sono un venditore. E quindi io ti dico, a vendere a chiunque. L'importante è che tu sappia presentare quello che puoi fare. Io ti posso offrire queste cose qui, ti posso venire a fare quello, te lo fa anche un altro. Bene, ma te lo fa anche io. Secondo me ancora è presto pensare a chi vendere. Cioè, tanto cominciamo a fare qualche cosa. Fare gruppo, valuti e magari decidi a chi vendere. Poi, se la costituzione del gruppo in seno alla sezione di Firenze ha bisogno di una mano, io penso Scandicci non si tirerà assolutamente indietro a dare competenze, copie, fotocopie, serate, piuttosto che preparare le buste. Se volete si fa, si fa, ci si diverte, si fa anche insieme, ci si mescola, ci si può anche mescolare e fare una cosa che non si può fare più ampia, poi trovarsi un po'. Può essere anche una cosa interessante, una volta visto un po' la realtà anche regionale, potrebbe fare una mattinata di ritrovo in radio piuttosto che organizzarsi in qualsiasi altro modo. E quello che si è visto è, basta iniziare, veramente, vedete, le persone, magari prima l'aveva sentito dire, se ne avvicina qualcun altro, e sicuramente gli può interessare, gli può venire voglia, gli può, magari stimolato da una realizzazione piuttosto che da un'antenna o da quello che è fatto, quindi. Ma questo può essere non è protezione civile. Questo vuole bene protezione all'associazione, ragazzi. Eh sì, perché la protezione civile l'ho detto prima, l'ho detto una volta solo e non l'ho detto ora. Non la dico più, perché è un'altra cosa. Ci siamo solo quando ci ami di partire. Allora sì, no, diversamente siamo a farla. Tutto. Domande? Domande, tu che volete? Di che è? Siamo qua.
diciamo, ci avete aperto orizzonti nuovi, un modo diverso di fare radio, però è sempre fare radio, perché in effetti quello che un po' ci limita, come specialmente noi anziani, è il fatto di concepire la radio come una cosa individuale, no? Che si fa a casa. La radio invece è un mezzo di socializzazione, deve essere un metodo di aggregare le persone in nome di questo interesse comune, però resta sempre radio, insomma. Quindi io sono abbastanza, a parte le grosse difficoltà abbiamo noi ora di varia natura che dobbiamo risolvere prima possibile, però io sono anche ottimista per il futuro, perché come ci siete riusciti voi a creare questo interesse, non è detto che anche noi si possa, perlomeno anche coinvolgendo qualcuno dei nuovi. Non ci dimentichiamo che tutti gli anni i radioamatori a Firenze aumentano parecchi. C'è uno dietro, guarda. Sì, sì. Ti prendi alle spalle. È giusto, aumenta, giusto. Anche se magari poi non è che aumentano gli iscritti alla sezione area di Firenze, no. Però potenzialmente ci sono tanti radioamatori a Firenze nuovi, quindi immagino anche giovani, più di noi sicuramente. E quindi io penso, mettendo a fattor comune questi interessi, ci può essere proprio la possibilità di trovare anche altre persone che si interessano alla radio in una maniera un po' diversa, ma sempre aggregante, no? Per molto più di una. Ripeto, come radioamatore di altri tempi sono più collegato a un concetto della radio molto individualista. Il male generale dei radioamatori fiorentini, toscani e fiorentini in particolare. Però insomma credo che sono anche spronati da quello che avete raggiunto voi come risultato. Io sono, voglio essere ottimista, ecco. Mi piacerebbe farti una domanda. Come hai detto all'inizio, no, della protezione civile, sì, l'avresti accennato, no? Siccome sì, io sono ignorante nel settore di dati in emergenza. Ma quando c'è un'emergenza, come ora voglio dire, questo ultimo così macroscopico, sì, magari c'è una cosa un pochino più, insomma, piccola, contenuta, sì, no? Sì. Cioè, il connubio radioamatori protezione civile, cioè. Ci sono due fronti, sì, a secondo non è che si danno noia, sì, funziona in questa maniera, praticamente. Se c'è un'emergenza nazionale, partiamo da quella, L'Aquila, così è sempre un bel, purtroppo un punto di riferimento dove insomma c'è stato veramente bisogno. Lì si attiva il sindaco, l'autorità del luogo non ce la può fare, quindi in cascata chi ha la provincia, regione uguale non ce la può fare. Tutti devastati, che erano in metà Roma, il dipartimento si muove, attiva tutte quelle che sono le procedure normative per l'aiuto dei volontari, perché da soli se no non ce la possono fare, quindi partono tutte le associazioni, tra le quali anche l'ARI, vengono attivati i requisiti di legge per chi è dipendente, per chi è lavoratore autonomo, quindi è coperto, non è pagato stipendi, non è pagato contributi, non perde niente per la pensione e viene tutelato tutti quanti. Quella è l'emergenza dove parte la protezione. Invece nel piccolo, che so, Zonda e Terzolde, mi viene una mente, se l'autorità di territorio, sì, no, l'organizzazione ne ha già sotto di sé, bene o male ormai si sono organizzati tutti, perché se no nel tempo vedete il rapporto di finanziamenti, quindi si sono dati da fare tutti, se ce la fa con le proprie forze, chiama quelli che sono le associazioni sul territorio che conosci, perlomeno le quali ha già un rapporto di collaborazione, se ce la fanno bene, altrimenti anche loro a loro volta chiedono. Però ecco, se non c'è purtroppo già un accordo precedente o comunque sia un intreccio di contatti e di collaborazione, difficilmente per dire Firenze dovrà chiamare l'area Firenze, perché probabilmente c'è già un'organizzazione a monte che gli gestisce le azioni, gli vanno dalla paletta, gli fanno tutto il resto. Quindi se questo che non siamo noi, per fortuna, no, perché noi facciamo radio anche perché il nostro statuto ci permette solo ed esclusivamente di fare radio comunicazioni e basta. No,
Poi, se ci chiama il comune di Scandicci, come a volte è successo, è la festa di Santo Patrono, ci voleva mettere con la palettina a fermare il traffico, un socio nostro ci è andato, anzi due, si sono tolti la casa a Carellari, si sono presentati lì, noi siamo due cittadini, avete bisogno? Bene, hanno dato la paletta, hanno messo il giacchettino dei disturbani e si sono messi a fare quello, ma non era una copia, erano due persone normalissime che hanno fatto, hanno dato una mano ai comuni, va bene, perché noi non lo possiamo fare, noi da statuto possiamo fare solo la rimuniazione di emergenza, punto, certo. Io ti faccio una domanda, in questo caso qua, l'assicurazione, sì? Se ti stai con la palettina, ti copre? Te l'ha data la paletta, chi te l'ha messa mai? Vigile? Mi rispondi. Perché vigile? Fossero soci della sezione di Scandicci, non voleva di nulla, perché noi non deve essere anche soci della Bocciocca. Perché in termini di assicurazione, se coprono il socio soltanto nell'espletamento delle funzioni di radiocomunicazione oppure in altro? No, no, no. Se sei a montare un'antenna, sei... Noi solo tutto ciò che è connesso all'esempio della Terex. Alla Terex è giusto, alla Terex. Alla Terex è stato, secondo me, Non c'era. Era insieme a Cappadona e a... La Terex è stato un... una vetrina internazionale, europea perlomeno, bellissima, che sicuramente per problemi che c'era in aria su a Milano non è stata sfruttata per nulla, secondo me, e ovviamente poteva essere l'occasione, visto che era anche in Toscana, di andare noi in forze, di più, portarci più gente possibile. Anche lì abbiamo attivato preventivamente l'assicurazione, siamo andati lì. Ci sono state difficoltà tra Dipartimento della Regione Toscana, perché la Regione Toscana la gestisce, gli accordi erano che gestiva i volontari, loro li interpretano, la regione li vede, non ci vede, non ci vede, vede tutti quelli che gli danno mano come volontari, esclusivamente volontari, noi non siamo inquadrati in questa maniera, se non chiamati direttamente da Roma, e siamo rimasti un pochino nel limbo, perché quando siamo arrivati lì non avevano previsto questa, noi Scandicci ci avevano dato la Vicomac da gestire, visto che c'eravamo già stati all'Aquila, si sapeva come funzionava, ci hanno mandato l'organizzazione complessiva dell'evento. Lì siamo rimasti, per fortuna anche lì siamo andati attrezzati come ci siamo detti noi. Poi quando si parte, si richiede, e siamo tutti non sapevamo, si deve essere autonomi, perlomeno per un paio di giorni, la tenda, un piccolo generatorino, una batteria, un'antenna, cavi, cambiarsi, un paio di mutande da cambiarsi dietro, cioè tutto ciò che può servire come un piccolo militare, per capirsi, chi ha fatto il militare, se voleva, c'era lo zainetto attaccato alla brandina, e come dove ero io era così, e dentro c'era tutto per un paio di giorni. E la filosofia deve essere quella, deve essere un po' pronto. E anche lì ci siamo un po' barcamenati. Però è stato un problema riuscire a farsi riconoscere. Siamo stati con Guido a Geo 2 giorni e mezzo davanti a quella santa donna della dottoressa. Sfuggi il nome, probabilmente, la posta Ciattitti, per farsi riconoscere. Perché? Perché visto che c'erano anche persone che erano dipendenti, io sono lavoratore autonomo, ho fatto festa il venerdì per andare lì, siamo andati lì venerdì, sabato, e domenica. La domenica siamo venuti via presto, giovedì, sì, no, venerdì, sabato e la domenica mattina siamo venuti via. Sì, mattina via. Se non ti rilasciano il pezzo di carta dove c'è scritto che quel tipo di dipartimento te sei stato lì impegnato, e ti ha preso ferie, perché non ti pagano niente, non ti pagano contributi, non ti pagano niente. Poi dopo lo richiede o meno, è un altro discorso, no? Dire se mai richiede niente, se non ti era dipendente per il datore di lavoro. Siamo stati lì per farsi accreditare, ed è la cosa fondamentale, qualunque attività che si va a fare, in qualunque posto d'Italia uno si può trovare a farlo, è assolutamente essenziale prima di venire via, senza mai farsi spedire niente, farsi lasciare un certificato di te sei stato lì, da quel giorno a quel giorno, ed è importantissimo, è giusto ci sia. Insomma, ci siamo riusciti, e siamo riusciti a risolvere diversi problemini che purtroppo per la nostra natura, in quanto ari, alle volte si creano. Questo ci ha dato ancora più spinta a cercare di darsi da fare come regionale, per cercare di farsi riconoscere tutta la regione. Perché non si può andare tutte le volte, io non posso rompere le scatole a voi per dire se c'è un bisogno di 2 persone da mandare, che ne so, alla Spezia. Non si può rischiare tutte le volte di mandare delle persone senza avere un minimo di riconoscimento giuridico, di sapere che quella è coperta in tutto e per tutto.
e questo purtroppo succede più delle volte, perché l'area, secondo se ti attiva il Dipartimento di Roma o la Regione, e sono due percorsi completamente diversi. L'assicurazione, il rimborso che il dipendente o il lavoratore ha, vale solo per l'attività di protezione civile? Questi sono due argomenti. La protezione civile come normativa fa due cose. A seconda del tipo di attivazione, il volontario ha diritto a la copertura, il datore di lavoro del volontario o il lavoratore della ditta che si rappresenta ha diritto alla copertura di tutte, diciamo così, i costi dell'assenza dal servizio. Tabellare, c'è una tabella, ci riconoscano con i buchi. Secondo, ha diritto al rimborso spese. Il rimborso spese in certi canoni principalmente è legato all'utilizzo di mezzi propri per raggiungere e uscire dal punto d'emergenza, tornare a casa, piuttosto che il minimo di living previsto l'uso del veicolo personale. Dove non c'è il, come si dice, la struttura di protezione civile che ti dà da mangiare e che ti fa dormire e ti offre servizi essenziali, ti rimborsa le spese. Quindi sono due punti che la normativa protezione civile ti garantisce. Per contro, l'ARI, che tu sia chiamato a fare un'attività di protezione civile o che tu sia chiamato a fare un'attività come ARI, attivato, ti copre con una polizza assicurativa sulla persona e responsabilità civile, e il discorso del lavoro? No. Discorso del lavoro, se c'è la legge dice che se c'è un'attivazione dell'articolo 9 e 10 per i dipendenti, 10 e 10 per i lavoratori autonomi, quindi il livello deve esserci un livello di emergenza decretato dal governo. Arriva il fax, quindi arriva in cascata in ordine generale dal dipartimento al presidente dell'associazione, in cascata tutti, e di conseguenza ogni associazione si attiva nella non arrivo, arrivo per la nevicata possibile quando è arrivato un addetto a meteo forse no dalla o dalla prefettura. Quando arrivò 2 anni fa la famosa neve, la neve ci fu 2 anni fa, che si fu la strada sulle prefetture, quello non è un altro percorso ancora. Sulle prefetture ci sarà un terzo percorso ancora, sì, perché le prefetture non rientrano più nell'agenzia di protezione civile, rientrano solo nella struttura del Ministero dell'Interno, che giustamente anche la loro responsabilità di essere attivi in situazioni di pericolo, di emergenza c'è, forse. Però lì si va su un terzo filone ancora, un canale preferenziale su cui non ci sono, non c'è granché di scritto, e fino ad ora che ha gestito le prefetture lo ha fatto perché è sempre stato fatto. Poi prima con la legge Zamberletti era il Ministero dell'Interno che aveva un dipartimento di protezione civile, però sul territorio i capi della protezione civile erano i prefetti, punto. Poi è cambiata la normativa, è cambiata la struttura, è cambiata l'organizzazione, è cambiata. Cambia in continuazione. I prefetti sono rimasti, i prefetti continuano ad avere un certo tipo di poteri, rappresentare il governo, però insomma c'è un po' di commistione di c'è un po' di corresponsabilità che però 90 volte su 100 diciamo che le attività proprie della protezione civile il prefetto non le gestisce ora adesso c'è normativa si risponde sempre tutto il prefetto gestisce l'ordine pubblico, può dare una mano la aiuta magari per altre cose, gestione di scambio, quindi la rete delle prefetture che abbiamo in piedi come ARI da decenni continua ad esserci, continuano a far prove. Diciamo che continuano ad essere messe in piedi quando una prefettura ha bisogno di essere collegata con Roma, perché non si sa mai, in una situazione di emergenza, però non ha più la valenza della prima di punto di coordinamento e di controllo. È rimasto comunque questo filone, questo canale, comunque di coordinazione.
ma se stessi. Anche perché non hanno abolito il Ministero dell'Interno, l'interno esiste sempre. Quindi le prefetture fanno parte dei sindaci, collocano in quel canale lì con le prefetture, non con altri. Non è che parla con i dipartimenti. Tra di sé non c'è la quello che è un problema di rischi attivisti. Ma quello che ho domandato, ma la Rivesci, sempre in grazia, ma ha un, diciamo, un responsabile che è diverso dal presidente ARI sezione nazionale? No, il presidente comunque di sezione è sempre comunque quello, il responsabile dell'attività della sua sezione. Poi può delegare, nel caso in cui ce la dice da lui, ce la dice. E ci dovrebbe essere costituito nel papiro, deve essere quello regionale, non so se l'altro lo dà. Comunque il presidente di sezione è sempre comunque il responsabile, poi può delegare un socio in cascata. Il nostro presidente nazionale è sempre quello che risponde di tutta l'associazione, normalmente delega un altro socio, gli dà l'incarico di coordinatore piuttosto che ora c'è il commissario straordinario che comunque ha finito il suo mandato a indagine, però ecco, funzionano così. E quello che manca poi dopo, cioè manca da mano a mano nelle regioni come mancava in Toscana, non era stato preso in mano il regolamento di Bari, Ari, Re, e in tutte le regioni ci doveva essere comunque, a livello regionale ci doveva essere comunque un responsabile, piano piano è diventato, prima c'era Guido, poi hanno chiamato me, poi nelle sezioni presidente lo può benissimo fare lui, comunque la gestione arriva, come lo può benissimo delegare, come stava fatto qui. E questo, come sempre, anche perché fa tutto uno, è giusto, sì, ma è giusto, no, anche diventare agli altri. Io volevo capire se c'era un responsabile a fianco a quello che era presidente. Normalmente l'è dato, quando c'è stato il periodo di Barbera, era lui, anche questo è un altro famoso responsabile arriva. Però anche Barbera avrà fatto degli errori, probabilmente, non lo so, a mio modesto parere, lo dico sempre, perché se non avete è giusto che sia così. Però lui aveva un obiettivo, non è riuscito a fare Nari, ha fatto un altro gruppo, RNRE, un bel raggruppamento, e hanno fatto un bel lavoro, li hanno riconosciuto. Ho trovato persone che gli piaceva fare quello, fanno solo quello, hanno trovato i canali giusti, hanno trovato finanziamenti, si sono fatti attrezzature, mezzi, sono entrati al GARE, che è il coordinamento internazionale delle emergenze, tra l'altro sì, sono loro i responsabili, non è più Dani, quindi hanno fatto il suo lavoro, né più né meno possono aver fatto altri a Firenze o noi si cerca di fare magari. Però un'associazione che si dà un si è dato un obiettivo specifico, è più facile, certamente noi si spazia su tante cose, sì, noi come area ci sa montagna e altre cose da fare. Però il regolamento dell'area RE sono quattro pagine. Quattro pagine. Quello nazionale. Quello nazionale, sì, a cui bisogna ispirarsi. Comunque sia, in tutto il materiale che è arrivato a suo tempo alle sezioni. Per non creare delle sovrastrutture, dice semplicemente che le strutture che ci sono valide anche per fare questa attività. Quindi dice che all'articolo 5 il consiglio direttivo di sezione è composto e dice tutto che è composto, no, il presidente è responsabile del settore area 3 e può peraltro delegare tale funzione ad altro consigliere. Una frase simile nel consiglio direttivo nazionale: il presidente potrà delegare ad altro consigliere per l'area 3. Basta leggere, cioè, la cosa che qui dice principalmente la dice relativamente agli aderenti, che la qualifica di aderente ausiliario, la qualifica di aderente ARIE può essere riconosciuta solo ai soci dell'ARIE in possesso di licenza e della giunta maggiorità ne facciano richiesta e diano la disponibilità personale di intervento in caso di necessità. Se uno si mette in questa ottica va preso anche in considerazione che se c'è un bisogno X che non si può sapere, cercare di organizzarsi, anche perché bisogna farsi anche questa, bisogna forse anche questa idea. In Toscana siamo tanti, siamo 1500 persone circa. Se già, sparo la cifra, 10%, 5% di noi in Toscana, può avere la voglia o comunque l'interesse a svolgere anche questa attività, fra tutti bisogna anche mettersi in maniera sulla coscienza, come dicevo prima, se c'è necessità, anche lì. Sacrificare a volte un giorno, due giorni di lavoro, che comunque sia, non sono pezzi, perché chi va, chi è dipendente, si diceva prima,
ha comunque rimborso se è un professionista in caso di protezione civile. In caso di protezione civile, perché se c'è bisogno di partire a livello regionale sono guai se è successo qualcosa di grosso. Quindi altre cose si svolgano normalmente, attività, tanto anche l'associazione. No, ma il problema poi è anche quello di muoversi, non è tanto muoversi per il lavoro, che poi vanno male, ma bisogna mantenere salire, cioè riesce però di partire e dire Dovatti non ci sono. Ebbene, semplicemente una volta che uno ha creato il suo gruppo, come si è fatto noi, i nostri dipendenti, Mauro per esempio, per dirne uno, di quello più vicino a noi, non ci vuole più. Lui l'ha comunicato, ha fatto due righe, l'ha portato lì e dice guardate, io faccio parte di questo. Se c'è necessità, non è successo, una volta che siamo andati noi alla Terex, no? Non è venuto. L'ha comunicato, non è che non ti possa dire no, non vai. Magari il lavoro ci sta anche, non sei d'accordo, però ragazzi, se c'è bisogno, c'è bisogno. Quindi non perde nulla il datore di lavoro, gli viene riconosciuto tutto, ci vorrà qualche mese per avere i rimborsi, ma non danno. C'è tutta la procedura e di volta in volta magari la regione ti rimborsa, se non o direttamente il dipartimento, basta seguire il lavoro, non lo fare. No. Però lo fa. Guardiamo l'Emilia, gli abbandoni. L'ambito lavorativo è più vasto, no? Sì, tante specialità. Però è più vasto possibile, cioè io l'esperienza mia di quando sono stato via una settimana all'Aquila è stata quella di andare al personale e comunicargli portandogli il fax e il fatto che ero socio dell'associazione, e loro hanno detto non c'è problema, dammi questi documenti, quando vai dal perfetto. Quando sono tornato, gli ho consegnato l'attestato di presenza dal al, loro l'hanno preso e io quella settimana lì ero in un permesso speciale e loro poi gli è arrivato da Roma. Però io lavoro con la metà di Cassa di Risparmio di Firenze, quindi un milione di euro in borsa. Un'entità grossa, un'entità strutturata. Lo so, anche di numeri, ma. Sai, a volte non è tanto il problema del rimborso, è che in una ditta puoi ricoprire un ruolo che in quel momento non puoi lasciare. Cioè, quando io ho fatto il Terex ho avvisato il sufficiente anticipo. Si parla di volontariato, quindi se uno ha un ruolo e sa di non potersi permettere un'assenza, anche se gli piacerebbe andare a aiutare gli altri. Questo è stato fonte nel regolamento regionale, ho avuto critiche, o perlomeno mi stavo mosso, ma giustamente, delle perplessità, dice perché non vuoi chi appartiene ad altri enti, vigili del fuoco o altri servizi, perché se quelli hanno un servizio pubblico, un lavoro, e vengono chiamati dall'ente, non possono andare in aderenza a noi. Un pompiere ci va da vigili del fuoco, non viene con noi, quindi lo ritengo a monte, ma non un filtro, per l'amor di Dio, tutti si conosce chi c'è in sezione, io prendo volentieri anche i vigili del fuoco, però so che lui in una situazione del genere ci posso mandare, ma se c'è da fare una assistenza mi viene. Quindi sta a noi poi valutare, però è bene già fare una sorta di vita, però essere consapevoli che gli impegni uno prende. Questo è importante. Sì, sì, però è più facile partecipare a un Terex che a un'Aquila. Il Terex, appunto, invece come è successo quando ci fu alla Spezia il problema, e mi chiamasti perché io avevo la disponibilità, però il problema era che si doveva partire martedì, devono decidere lunedì, io non potevo perché avrei fermato un'attività in azienda in cui altre persone dicevano a me. E probabilmente quella volta mi hai cancellato, perché poi non mi hai più chiamato né per per Bologna. Non c'è stata necessità, perché io ho contattato il gruppo 4BU, che è il responsabile dell'Emilia Romagna regionale per la gestione dell'emergenza per l'aria. Io l'ho chiamato, all'inizio. Se avevano bisogno, di cosa avevano bisogno, dice guarda, fortunatamente ce la facciamo, siamo tanti. Loro hanno un sistema Tetra che espande tutta la Emilia Romagna, non hanno problemi di comunicazione. C'è quelli che ci sono lì sul posto, che sono già coinvolti, comunque operano, perché tanto se ci possono entrare, stando in macchina comunque, ci va dentro, se c'è da fare comunicazione le fanno, quindi non abbiamo bisogno. E quindi non c'è stata proprio la richiesta. Beh. Né i bisogni, magari sono venuti giù dal Veneto piuttosto dal Trentino, dalla Lombardia, perché comunque erano coinvolti, le regioni sono state quelle lì. Ovviamente
qualcuno l'ha chiamato, ma non c'è stato bisogno, diciamo fortunatamente. Penso che io ho guardato un po' sul sito dei Bologna, ha detto che per fortuna le informazioni non erano salutate. Ce l'hanno fatta, ma sì, loro, sicuramente, anche perché forse non è stato diffuso, ma non come tale, ed erano, ad esempio, in via noi erano 155 campi, spalti raccattori, un volume enorme. Alla via Lomacca c'erano tre apparecchi di banda non portatili, avevi 6-7 frequenze disponibili. Quando siamo arrivati noi la settimana successiva, il grosso lavoro l'aveva già fatto, quindi di scala. Non c'era più un grosso volume, quindi il primo impatto in che modo, perché d'essere preparati? Perché se c'è la necessità siamo sì utili quindi due o tre giorni, ma siamo utili anche dopo. Quindi bisogna anche un po' perdere questa idea, che si serve fin quando hanno bisogno. E un fax, una linea di fax e di telefono non va bene dopo l'evento o dopo 10-12 giorni. Quindi nel frattempo che hai bisogno a chi si attacca. No, proprio filo, rotoli di filo per portarci dentro campi, perché eravamo prima andati in campo, poi siamo andati a lì per arrivare proprio con il doppino telefonico con due per portare il fax e il telefono, ci avevamo 15 giorni. Quindi in caso lì veramente ci stava necessità di tanto tempo, quindi tante persone, meno male. Però sai, se è grande la necessità, la gente si organizza. Se non è magari i primi 15 giorni, però poi qualcuno riesce a dire, ah sì, abbiamo tanti pensionati, sono una forza tutto sommato anche della. Magari all'inizio anche da noi non tutti se la sentivano di andare, qualche di noi sono andati, sono fatte altre due missioni dopo di noi, perché hanno visto che fondamentalmente è una cosa fattibilissima, è già tutto preparato, è già tutto fruibile, la logistica c'è già tutta, c'è da mangiare, da dormire, quindi non è fondamentale, non c'è da andare purtroppo nelle macerie a cercare la gente, non è nessuno, non lo dobbiamo fare. Questo è un po' la rete, ve lo immaginavate, lo pensavate così, vi eravate fatti altre idee forse? No, la divisione tra protezione civile e quella non aveva detto. Bene, è importante. La protezione civile è una cosa, veramente non di un paramilitare. E lì loro sono professionisti, sono gruppo di professionisti, anche gente in campo, anche lì alla Pérez, quando ci sono stati le riunioni finali che c'è, che venne insomma anche il prefetto Gabrielli, ho avuto la fortuna di poterci esserci, perché da Milano si aspettavano 8 persone come rappresentanti nazionali e invece se ne è presentato uno a Dogordo della Lombardia, c'era solo lui. Allora Migliaccio all'epoca, c'era Guido Ageo, gli chiese se per favore si trovava un'altra persona e aggregò me come rappresentante ARI nazionale, quindi ero lì prima all'inizio in veste di Scandicci e dopo sono diventato ARI nazionale, quindi infatti io ho due attestati diversi come ARI Scandicci e come ARI nazionale. Come ARI nazionale potevo girare in tutti i campi, andare a giro, controllare, fare che ispezioni, vedere che mi è fatto e partecipare alle riunioni, e in quelle riunioni c'erano tutti, diciamo, i vari funzionari del dipartimento, sono tutta gente giovane, motivata, probabilmente anche ben pagata, ma è giusto così, perché tu li vedi pratici, veloci, in gamba, gente vispa, per risolvere le cose, perché metti in un salone, c'erano a Calatere, ci sarà state, io dico c'era 40 associazioni, c'erano anche, mi ricordo un bellissimo pick-up, non so che gli è costato, per la salvaguardia dell'uomo in mare, con un pick-up, senza nemmeno che la città magari ti perso una barca. Quindi c'era di tutto e di più, e potevo capire se avevano un pacchino, una barchettina, però c'era di tutto, e per tenere a bada la testa gente ci vuole gente in campo, gente di pezzo. Quindi veramente io mi sono trovato benissimo, sono state veramente persone, sono quelli ci sono tutti. Senti Stefano, per introdurre anche Francesco, se no si fanno Francesco ha realizzato due progetti qua fondamentalmente, uno è questo e l'altro è poi l'antenna fondamentale, il sistema dell'antenna. Voi avete, so che avete realizzato a Scandicci dei test di collegamento in NVIS. Sì.
questa cosa dell'esercitazione è proprio focalizzata. Come in realtà poi è la componente fondamentale del sistema antenne mobile che ha realizzato Francesco, ci fai due parole per poi si passa la palla a Francesco sui test che hai fatto, certamente ne hai vista, perché io ho letto qualche cosa sul vostro sito internet. Ecco, quella lì è stata proprio, è stata fatta un'esercitazione proprio ad hoc, chiaramente coinvolgendo prima i soci, buttando lì il pallino, dando le idee per dare tempo di realizzare ognuno un po' la sua, magari diciamo a monte è stato fatto un minimo di studio perché non tutto si sa sempre, abbiamo cercato di approfondirlo, abbiamo tirato fuori due o tre progettini che si pensava fossero quelli più idonei ai nostri servizi, e i servizi sono sempre quelli di coprire i sette comuni che dalla Scandicci, la Strassegna Scandicci fino alla Terra di Valdezza, in VU e U, se non c'è un ponte di mezzo non c'è verso di Palazzo. Quindi ci siamo posti il problema come risolvere questo problema. Il problema è stato appunto la polarizzazione EMIS. Abbiamo provato, proviamo. Come si fa a provarlo? Si costruisce tutto un paio di antennine che si ritiene per le tritone e poi si prova. Il sabato mattina siamo partiti ognuno con le proprie antenne, palettini, apparati e abbiamo fatto le prove. Abbiamo fatto le prove di 40 e 80 metri, perché in quel momento della tarda mattinata probabilmente era il momento del semiforo. Molto semplice, di polini bassi, verticali da dimenticarsene, poi probabilmente funzionano anche magari in certe condizioni. Abbiamo dato piccole idee, piccoli diciamo, parametri, in modo tale che fossero tutti i sette equipaggi diciamo, uniformi nel modo di gestire la cosa, abbiamo fatto questa prova e devo dire che siamo riusciti a collegare tutti e sette comuni, ma anche con bassissime potenze, mi sembra fino a 15-20 watt, una ventina di massima. Io avevo un ex apparato militare e con quello ho fatto tranquillamente il collegamento. Io penso che un argomento di questo tipo per la maggior parte dei nostri soci deve essere affascinante, cioè, perché lega molto l'attività della radio alle comunicazioni di radio emergenza. Secondo me potrebbe essere uno spunto a cui partire proprio, giusto, perché giusto, riesce subito a portare gente che magari di la dimensione di emergenza ne può fregare di uno, ma magari fa antenne di NVIS, insomma, deve essere un contributo tecnico non indifferente. A Scandicci le stavamo un fermento per il mese, 20 giorni prima e dopo. 20 giorni prima e 20 giorni stavamo un fermento di cose, di studi proprio. E poi sempre migliorare. Adesso io passerò la palla a Francesco, almeno per io lui mi ha girato un documento estremamente interessante, non sono letto tutto, perché non l'avevo considerato. L'ho riaperto il giorno dopo e me lo sono sciroppato tutto e insomma. Sei divertito un monte secondo me. Allora, mi riaggancio al discorso giustissimo che hai fatto, non mi ricordo se te o Leonardo, per far conoscere alle persone quello che si fa, crea adepti, crea curiosità. E infatti per me per esempio è nato tutto dal TEDx, quando, perché io 10 anni fa venivo in sezione, però non facevo altro che scappare in corso all'Andreoni, NTM, mi voleva andare a fare i rally, le cose, eccetera. A quei tempi mi interessava dei ex, mi interessava la telegrafia, non me ne poteva fregare di meno di andare in cima a una montagna a fare i rally. Allora io smisi di venire in sezione, proprio per 10 anni io non ho più visto nessuno. Poi sono ritornato qui e ho trovato altre persone che riescono a capire che non tutti sono finalizzati a un certo tipo di interesse, ma a molti diversi. E mi fu chiesto di andare al TEDx. Al TEDx ho conosciuto Cappadona, che lo conoscevo poco, ho conosciuto Guglielmo, il K5 DT, che è una persona eccezionale. Andrea IOF mi ha iniziato all'APRS e mi ha spiegato questa cosa. Lì per lì non avevo nemmeno capito, ma ora se ne parla, perché poi l'ho sviluppato. Cioè. Questa è la foto che c'è pubblicata. Non fu nemmeno una cosa eclatante, perché ci mandarono un com sperduto a Borgo Mozzano dentro uno stanzino, dove cose vedevo che era l'elicottero, che ogni tanto faceva e tornava. Sentivo per radio, c'era cose bellissime, tipo ospedale da campo, costruiti dai russi, le tende, gli elicotteri, eccetera, però noi si era lì, non si vedeva. Una beata minchia, capita anche. Però, come si dice, la guerra è anche fare la guardia a un bidone di benzina. Certo. È andata bene, non solo, ma mi ha acceso questa voglia di fare, anche perché mi ha aperto un mondo. Io ho visto tanta gente, perché c'era tanti, mi ha detto te, sì, c'era la misericordia, vicino al fuoco, eccetera. Gente che in cambio di nulla
aiuta il prossimo, uno ha il proprio tempo libero, ma tanto tempo libero, per aiutare il prossimo in cambio di uno. Pensavo, allora non c'è solo gli stronzi che mi suonano la mattina perché mi rallenta il semaforo, oppure che mi frega il posto, c'è anche gente ganza, e lì è nata l'idea. Poi il lato tecnico è venuto, mi ha detto Simone, perché ho visto un sacco di chip attrezzate. Io ero andato lì, avevo buttato sopra la roba, il gruppo elettrogeno, il filo di polo, eccetera, però ero disorganizzato, mi andò a terra la batteria dopo poco. Perché ma serve, serve che imparai tante cose. Da lì, volt, piano piano, poi con Marco, mi ha preso sotto la sala, mi porta tutti i mesi a fare le prove di sintonia con le varie prefetture italiane. Lì ho imparato, ho capito che cos'è PSK31, a cosa serve la trasmissione digitale. E in più si è fatto altre cose, tipo la festa del volontariato a Sesto Fiorentino, dove si è montata una direttiva di una stazione HF, e da lì è nata un'altra cosa interessante, che è un progetto, ci hanno chiesto quelli della Protezione Civile di Sesto Fiorentino di costruirgli una stazione radio per emergenza. Quindi ci comprano il traliccio, ci comprano tutto. E lì, secondo me, è da lì che deve partire la rinascita della nostra associazione, perché se si diventa bravi in qualcosa, poi sono gli altri che ci cercano, certo. I soldi non sono l'obiettivo, i soldi secondo me sono la conseguenza. Se uno raggiunge l'eccellenza e, come dicevi te, la fai conoscere, cioè che non sai fare delle cose, poi tutto il resto viene da sé. È chiaro che se uno sa fare cose mirabolanti, però se le tiene chiuse dentro la sua scatola, nascosto, non ne parla con nessuno, non verrà mai fuori nulla di buono. Cioè, sì, c'è, però non lo conosce nessuno. Per quello che anche mi piace condividere i risultati di tutte queste prove che faccio, oramai 2 anni dal Terex, era ottobre del 2010, ottobre del 2010, quindi sono quasi 2 anni, che lavoro e preparo e mi preparo in attesa di essere chiamato da qualcuno. Però il problema, un'altra cosa vi volevo dire, io 6 mesi fa, 8 mesi fa, Simone mi chiede chi è che vuole aderire all'AER, io cazzo. Subito, cioè, mai risposto te, ho avuto io una comunicazione della serie, ho compilato il modulo, ho firmato. Ma perché? Cos'è l'ARIRE? Nasce in sezione, per quello nessuno l'ha chiamato. Perché l'ARIRE, il gruppo ARIRE deve nascere qui. No, fu la richiesta che c'era da Milano. Da Milano, ma quello era un censimento. Sì, ma non mi hanno nemmeno risposto, no. Va bene, ora sei ARIRE. Io mi sono comprato la divisa da solo, le scarpe antinfortunistiche, la giacchina fluorescente, ho scritto... No, però io non so nemmeno se la posso portare, perché mi potrebbero arrestare per millantata predica. Io non sono della protezione. Non hai mostrini, non hai mostrini, tu sei a posto, infatti i mostrini non ce l'ho. Comunque, ho capito bene. Perché ti spiego, fu solo chiesto da Milano di far presente chi poteva essere interessato ad ARIRE. Basta, poi il discorso anche con Milano non è più seguito. Ecco perché. Ma c'aveva una scadenza a breve, sembrava che lo dicevi, ma lì era solo quello, servì esclusivamente perché c'era il progetto che aveva fatto Migliaccio con tutti i soldi del dipartimento e dell'ARI, che avevano avuto una destinazione, e c'era stato un problema di consegna del materiale e di pagamento, per cui c'era un ammanco in cassa. So, ce ne parlo tamponi, e questa manco in cassa, in qualche maniera il consiglio direttivo è entrato, aveva bisogno di fare delle verifiche, per cui in ambito ARIRE è stato scelto di nominare un commissario, che è stato scelto un avvocato insieme ai soci dell'ARI, proprio per avere qualcuno che potesse dargli alcun parere legale, e da quel punto di vista lì una delle prime atti che lui ha fatto ha detto: non trovo registri. Sulla base di cosa abbiamo detto che abbiamo forza lavoro pari a? E ha voluto numericamente fare una verifica. Ma fra chi non gli ha risposto, fra quello che gli è arrivato, nell'ultimo resoconto ha scritto: non c'è praticamente un grande numero, per cui non è vero che possiamo dire di essere 15.000 uomini a disposizione di. Anche perché sono posta in quel modo, una serie di ultra ottantenni che, per quanto ammirevoli, dubito che possano andare in un campo a fare a delle rate, insomma. Si sono trovate le persone anziane, perché c'era Mimmo, la cosa della Mimma, non ci vedeva
erano a Pizzoli. A Pizzoli. E loro abitavano lì. Vissuto. E loro hanno gestivano il com, perché praticamente ce l'avevano di fronte a casa, la casa era ancora in piedi, per cui erano anche cedati di vista, giusto, e lo gestivano loro e gestivano tutti i campi, fra cui il nostro. Però la risposta è questa, era strumentale, era soltanto per avere una cosa a livello nazionale, per avere una verifica su un numero. Chiesto in quel modo, il risultato è stato, secondo me, proprio l'opposto, perché le persone non gli hanno risposto, comunque non l'hanno preso bene questo. Questo impatto è sollecitato, sì, piuttosto anche perché, aveva avuto un mandato preciso e doveva dare in tempi brevi una risposta. Quindi il problema che abbiamo avuto anche in Toscana: non abbiamo una banca dati, non abbiamo un elenco di nessuno. Fai male, e il suo a Milano che deve farlo procedere. Perché non era stato impostato? Perché non c'era stata organizzazione prima. Poi chiede urgentemente dei dati. Purtroppo in quel caso lì c'era una necessità oggettiva, vera. C'era da andare davanti a un giudice per capirsi. C'era da portare le carte in tribunale, quindi aveva bisogno di una risposta. Ma più che altro aveva bisogno di una pezza d'appoggio, poi dopo da poter dire, guarda, non siamo 15.000, siamo 1.000, siamo 100, siamo 10. Tutto lì, finito. Sì. Va vai, prego. In realtà quello che chiedeva lui è un'altra cosa, perché secondo me quello che chiedeva lui è questo: dice, io ho scritto, mi sono comprato, mi sono mosso, però nessuno mi ha saputo di niente. Laddove non c'è un'organizzazione vera, non si può di niente nessuno, perché l'organizzazione della nostra associazione è un ente nazionale, regione, sotto la regione ci sono le sezioni. Quindi il grosso sforzo in una regione come la Toscana, dove il coordinamento regionale è stato fatto solo per le necessità impellenti e non strutturato, dove le sezioni hanno maturato, alcune sì, alcune no, la necessità di strutturarsi, di dotarsi di organizzazione, è lì che è il problema. Il problema è quello che io, da quando ho messo piede nelle assemblee del comitato regionale, cerco sempre di far capire. E manca un po' di organizzazione, sarà una deformazione professionale, perché io prima di andare a fare il direttore di banca lavoravo in un'organizzazione Cassa di Risparmio di Firenze, lui mi aggiustava le macchine diverse volte, mi può testimoniare, e quindi il mio mestiere era quello di organizzare pezzi di banca, farli funzionare dal cassiere, non voglio dire al direttore generale, ma comunque a quello che faceva il bilancio. La filiera piuttosto lunga, che come tutte le filiere lunghe, se organizzativamente non ci sono processi e normative, non funzionano. In area abbiamo normative e basta. I processi non sono descritti, ma i processi si creano se c'è questa filiera che funziona. In Toscana non c'è mai stata un'organizzazione regionale, un'organizzazione, ci può essere stato un responsabile, ma non un'organizzazione. Le sezioni chiaramente, per il vizio atavico nostro, vanno all'assemblea o alle riunioni e stanno così, nell'attesa che qualcuno li informi o gli dica cosa fare, e di conseguenza la proattività è venuta meno. Diciamo che con la spinta di Stefano si sta verificando un risveglio da parte delle sezioni, di alcune delle sezioni che sono interessate, e chi si è iscritto alla lista di distribuzione del Arire Toscana lo vede, l'ha vista anche oggi pomeriggio, che da Pontedera hanno mandato una bellissima mail. Lui non si può che dire quello che ho detto, lì, parlatene anche male, ma parlatene. E quindi poi da cosa nasce cosa, ma senza organizzazione e processi condivisi non si può avere comunicazione, e quindi il problema è tutto lì. Quindi ora il regolamento regionale è stato approvato, quindi lo strumento in mano a qualcuno per organizzare a livello regionale c'è. C'è. Ci sono i passi successivi, rendiamoci conto di chi c'è, su chi si può fare affidamento, cominciamo a parlarci con dei mezzi moderni, cominciamo a chiarirci. Poi, come siamo venuti qui stasera, andremo a Pontedera a breve, perché l'hanno scritto oggi, quando volete. Certamente. La nuova sezione di Santa Maria Monte si sono già, hanno già chiesto se si va a trovare Empoli, si racconta qualcosa. Insomma, Empoli c'è stata una scelta, è nato tutto, praticamente siamo nati quest'anno, e già, per dire, metà sezione hanno risposto,
più di 30 persone già si legge la lista e vedo che piano piano ogni tanto ne trovo un altro che si aggiunge, quindi c'è anche la voglia di informarsi e di vedere, vedere che succede. Quindi sinceramente le basi ci sono, si comincia a lavorare su quello. Questo è secondo me il nocciolo fondamentale, no? Avere dei punti di riferimento, cioè, se tutti potessero avere un punto di riferimento a parte il sito della propria sezione su cui c'è delle informazioni a riguardo, come le potete vedere sul nostro, le potete mettere anche voi sul vostro, limitate a quello che ritenete opportuno, ma se ci fosse anche a livello regionale una comunicazione strutturata a livello anche internet, che ormai voglio dire, senza quello non si campa più, senza Fiorentina, se ho meno stipendio, meno macchina, meno soldi in tasca si campa uguale, perché ci fanno campa così, ma senza quello non si campa più. È lo strumento che, su cui penso che ci si baserà in futuro per collocarsi, perché sicuramente è quello che si può avere anche qui sopra. Purtroppo si farà anche via radio, se ci riesce di capire i net quali sono, se ci riesce di mettere un po' meglio anche il packet sia a noi che ai CCS, e si riesce magari a tirare un po' più di gente anche in quel mondo lì, che ormai è banalissimo fare il packet con una Sound Blaster, chi che sia può andare lì e pigliare informazioni, non è un problema. Ho scritto del software per fare dei robot a cui fai la domanda e lui ti risponde, quindi te arrivi a casa la sera, vai lì, gli dici in APRS punto interrogativo pippo, e lui ti risponde come fosse una parola d'ordine, e ti risponde uno status, una situazione, una frase, che può essere sì, siamo in emergenza, contatta lui, oppure no, tutto a posto, sta tranquillo. Sono sistemini questi che basta mettersi un attimino lì a riflettere cosa può servire il tavolino che pianifica e che fa. Queste sono tutte cose che sarebbe bello poter dire a una grande platea, speriamo più ampia possibile, che c'è bisogno di essere coordinati e di fare queste tre o quattro cose. Vedere sorgere a Pontedera, che per esempio sviluppano un software del genere, a Firenze che mettano a punto un sistema d'antenna piuttosto che di altro, una sorta di kit e tutta documentata perché chiunque lo possa prendere se la possa realizzare, compreso due indicazioni da dove andare a comprare un po' di materiale, tutte cose che poi alla fine nella condivisione fanno crescere tutti, perché l'obiettivo è quello di crescere tutti per essere utili agli altri e divertirsi, perché vi posso garantire che a fare queste cosine qui ci si diverte come andare ad attivare un castello, vuoi flora fauna, fare un contest piuttosto che rincorrere l'isolina sperduta del Pacifico che ti manca e che la vuoi fare la spesa. Non mi riesce mai, da tanto tempo lui, però. Allora, veniamo al lato tecnico. Questa presentazione non è per far vedere che sono bravo, è solo per condividere il divertimento, appunto. Io ho un godimento intellettuale, ho provato in questi due anni nell'andare avanti, nel portare avanti questo progetto. E, studiando il libro di Barbera, quello Radiocomunicazione in Emergenza, mi sono equipaggiato all'inizio con il transponder, ho studiato sopra, eccetera, perché che cosa può succedere? A che serve avere l'HF in macchina, avere un mezzo mobile a onde corte? Può sembrare una cazzata, perché tanto se io devo parlare in macchina perché mi sto annoiando lungo l'autostrada, basta un VHF, un ripetitore, e che anche non ti voglia, se mi aggancio a un link nazionale parlo con tutti i casi. Le onde corte hanno un significato ben preciso, perché se l'evento calamitoso è in una valletta, per esempio, un terremoto, un'inondazione o qualcosa, per portare fuori le comunicazioni io ho bisogno o di ponti o di un transponder. Transponder è per esempio questo, una radio che riceve VHF e ritrasmette automaticamente in UHF o viceversa. Non è proprio un ponte, il ponte VHF nell'R6 è un casino perché ha bisogno di filtri in cavità perché si danno noia. Un transponder invece è anche una radio normale che riceve su una banda e ritrasmette su un'altra diversa. Quindi non riescono a convivere, e il contrario, un transponder incrociato. Questa scatolina vive da sola perché dentro c'è una batteria a 17 ampere ora,
ci sono le pannelle che mi ricaricano, io questa la metto così e la posso lasciare da sola, avvito l'antenna qui sopra, basta mi ci batta il sole, l'antenna abitata, e stanno avanti giornate intere, se ovviamente nessuno me la piglia, se sei il cinghiale mi ci parla qui sopra, quindi in realtà va presidiata. E qual è il problema? Appunto che in un caso di evento come questo, in cui c'è da installare un transponder per mettere in comunicazione i mezzi operativi, la Croce Rossa, i vigili del fuoco, eccetera, con l'esterno, prima bisogna arrampicarsi su un posto in alto, portarci la valigetta, metterla in funzione, e poi soprattutto bisogna restarci, proprio perché sennò la pigliano, oppure appunto passi il cervo, gli da una cornata, me la rigira, non funziona più, casino. Allora nasce l'utilità delle onde corte, che sfruttano la ionosfera, questo lo sapete tutti, perché di ex si fa così, se non c'è verso, e per far rimbalzare i segnali radio che ritornano verso il basso, e quindi possono scavalcare ostacoli anche grandi. Il problema è che se le antenne fatte per il DX, che sparano un angolo molto basso, il rimbalzo avviene a 2-3.000 km, quindi in questo arco di 2-3.000 km c'è un vuoto all'interno del quale non mi sento. Se io riesco invece a far andare le onde verso l'alto con un segnale, il famoso scaldanuvole, che mi manda le onde verso l'alto, il rimbalzo può diventare molto breve, 200-300 km o anche meno, per cui posso per esempio da Firenze comunicare con Roma, oppure scavalcare una valle, dalla Val d'Aosta, a parlare con la prefettura di Milano e viceversa. Questa è la famosa NVIS. NVIS vuol dire Near Vertical Incident Skyway, vuol dire onda di cielo, sfruttare l'onda di cielo piuttosto che l'onda di terra, però con un angolo di incidenza quasi verticale che mi porta il rimbalzo a ricadere vicino. Ci sono ancora, non mi ci perdo tanto, perché ci sono milioni di trattazioni sulle antenne NVIS, come funzionano, come si fanno, eccetera. Quello che mi aveva colpito tanto è in uno dei più autorevoli di questi libri, l'antenna Anbus della RRL, dove c'è questa figurina di questa Hammer con questa antennona ripiegata sopra e solo un palettino di terra. Allora mi sono messo a studiare e diciamo che c'è un documento che ho mandato a Simone, l'ha letto anche Riccardo Rossi, in cui c'è tutta la storia. Io salto alle conclusioni, cioè a diciamo la versione 3 della XVA mobile, perché se no non c'è tempo, è troppo lungo. Comunque dal sito nostro lo potete scaricare, c'è veramente interessante tutta, diciamo, le vicissitudini per arrivare a questo risultato. La macchina è fatta così, vedete, c'è un'antenna uno stilo di 4 metri caricato da una bobina che me la fa risuonare quasi sugli 80 metri, c'è un accordatore, non è un accordatore da palo, ma dopo lo vediamo nel dettaglio, un accordatore LVG di quelli normali da tavolo, però chiuso dentro una scatolina Jevis che la fa diventare stagna. La struttura della macchina dentro è così, c'è un pacco di batterie per 210 amperora, sono 6 batterie da 35 amperora collegate all'alternatore, alla batteria principale, con un dispositivo, un solenoide, un separatore di batterie, un attrezzino che mi permette di, quando il motore è in moto, di caricare le batterie di servizio. Quando il motore è spento, isola completamente le batterie di servizio da quelle della macchina, perché mi è già successo un paio di volte rimanere a piedi, a quel punto uno va a HTX per esempio, io tutto contento, tutta la notte dentro la tenda a trasmettere in telegrafia, arrivo la mattina. Meno male se era in com dove c'era lo starter, c'erano le batterie, se no, ecco, diciamo, in caso di evento, di soccorso, trasformarsi da soccorritore in bisognoso d'aiuto non è proprio il massimo, no. E quindi per evitare queste cose che si ripetesse in futuro mi sono equipaggiato con questo attrezzino, ora vi faccio vedere dove si compra e come si chiama. Le batterie sono collegate alla radio e la radio è poi collegata a un amplificatore. L'amplificatore mi è servito all'inizio perché io volevo andare in mobile, cioè in 80 metri volevo riuscire a trasmettere anche mentre mi muovevo. E quando ci si muove... Il massimo. Come? No, funziona. Alla fine ci sono arrivato. No, funziona. Normativamente. Ah, lo so. Noi abbiamo portato, non in mobile. È vero. Infatti, già quello è una sottigliezza che bisogna ricordarselo. Basta si fa beccare, sono tutto lì. Okay.
Basta non dire barra mobile, basta dire barra portatile. E comunque qui c'è un applicatore da, da 500 no, si può fare. Che è collegato sì, a questo accordatore e mi fa andare tutto l'accrocchio, l'antenna, che funziona anche piegata così, anzi piegata così è proprio nella configurazione del posto. Questo diciamo questo c'è in macchina, non ho fatto una stazione fissa collegata al cruscotto della macchina, che mi sembrava molto più flessibile averla dentro la valigetta, tanto io la valigetta quando sono da solo la metto sul sedile accanto e opero tranquillamente. Quando se voglio la metto in un tavolino accanto alla macchina sotto il gazebo, o se voglio me la porto dietro, addirittura ho uno zaino, me la posso mettere sulle spalle e portarmela. Sono andato, ho attivato anche il monte forato in cima alla Quale, in questa 20 kg di valigetta sulle spalle. Questo è l'amplificatore, un RMI da 500 watt usato, e quello che costa meno di tutti. Quello trovato a 200 euro, sforacchiato, bruciacchiato, avevamo già sostituito transistor, che probabilmente l'avevamo fumati. L'unico problema di questo amplificatore sono le armoniche. Praticamente te trasmetti in 40 metri e ti sentono anche in 10. Insomma, mentre facevo le prime prove a casa, è venuta la Tania, la mia ragazza, mi fa: sai che intanto la televisione cambia di colore. Che maria! È il digitale terrestre. Allora, prima che scendessero anche vicini, ho attaccato all'amplificatore questo. Lo fa sempre la RMI, costa sempre 200 euro, è un filtro, passa basso. Il filtro passa basso che fa anche da frequenzimetro, da rosmetro digitale, e ci manca solo che faccia anche la pizza poi. E questo ha risolto tutti i problemi, perché lui ovviamente commuta la frequenza da solo, mi fa vedere su che frequenza trasmetto, mi dice il ROS dell'antenna anche quando svolazza e sbatacchia. Quindi questo, diciamo che con 400 euro mi sono messo in casa un amplificatore a 500 watt, tranquillo, che oltretutto consuma solo 40 ampere, mentre invece andavo negli Stati Uniti, mi sono comprato l'American, quello di IHR, cioè quello mi ciuccia 85 ampere, che vuol dire, non posso spengere il motore, quello. E in più dice è indistruttibile, per forza va sempre in protezione, cioè non conosce. E questo invece va, questo è un muro, questo è veramente grande. Questo è il pacco di batterie, da cui mi sono meritato la edizione vecchia di Namitardo. Davvero, uscivo di casa, le stavo mettendo in macchina, passa un omino, mi guarda, dopo 30 secondi c'era una carabinieri sotto casa, guardavo la macchina, cosa. Io ero già in casa, quindi non ho fatto un tempo. Però sicuramente allora le batterie sono state anche quello un problema, perché 210 ampere ora non bastano per alimentare i 500 watt che quando l'amplificatore assorbe 40 ampere come minimo deve avere 400 ampere ora, perché una batteria per durare almeno 500 ricariche, un ciclo umano meglio sarebbe 1000, non la puoi sfruttare a più del 10% della sua capacità. Quindi se c'è una batteria da 40 ampere ora come questa, non puoi tirargli fuori più di 4 ampere, quindi se ne metti 10 ce ne vorrebbe 10 in sé. E questo è appunto è insito nell'addizione, una batteria da 40 ampere ora, che vuol dire? È una capacità nominale, praticamente è al 10% il numero di ore prima che la batteria da 12 arrivi a 10,5, che è quando si considera scarica. 10,8 la batteria. Io ho letto 10,5, anche cambia poco. Tutti gli amplificatori della dieta sui manuali che 10,8, io ho preso sì, cambia poco, perché vedi, a 10,8 invece 3,9, 3,8 e 78, quindi siamo lì, quindi diciamo 4 ampere. Quindi non va più bene, non posso andare con l'amplificatore e con le batterie e basta, bisogna per forza attaccarsi all'alternatore della macchina. E qui sono nati tutti i problemi, perché i fili, portando questa apparecchio qui, i fili ci vogliono per attaccare la batteria alla macchina. Questi sono i fili che si usano noi normalmente per l'autoradio, mentre è fusibile. Alla fine, per attaccarmi correttamente, ho dovuto usare cavi da 25 mm quadri. Non solo, ma non vanno nemmeno bene quelli che si comprano dall'elettricista, perché hanno un isolamento rigido e poi si sciupa. Quello migliore di tutti è il cavo da saldatrici, perché c'è la guaina vulcanizzata, è fatto per stare a strascicone nelle officine per essere festicciato, e ci vuole quello, perché quando io chiudo la portiera
lo schiaccio dentro il bordo, eccetera. Se ha un filo di questi qui, un po' alla fine si rompe l'isolamento e diventa pericoloso. I fusibili ci vogliono, perché da fuoco alla macchina ci vuole un attimo, anche lì a un rally per un attimo mi sono toccati insieme due fili, istantaneamente è diventato incandescente, due metri di filo, mi hanno tagliato questo cosino, perché il filo appoggiava qui, me l'ha tagliato come se fosse burro, e pensavo qui, cioè, se mi piglia fuoco la macchina in questo campo, dimmi che cosa faccio. Allora l'importante è fusibilare tutto, il collegamento che c'è, vedete lì, tra la batteria principale e il separatore di batterie. È importante mettere il fusibile prima di tutti i punti che possono diventare passivi di cortocircuito. Vedete il filo che va da salda, sì, lo volete far passare, è emblematico, anche il peso del rame c'è dentro. Un capitale. Non tanto, costa 2 euro. Questo qui è fusibile a 300 ampere ora, mi permette di usare anche a rovescio, cioè io banco la batteria la posso usare anche per mettere in moto la macchina, perché può succedere mi si scarichi la batteria della macchina. Perché questo separatore di batterie della Cyril è molto bellino. Ah, lo schema elettrico è questo, praticamente c'è la batteria della macchina normale, in parallelo tramite questo oggetto una batteria ausiliare. Però volendo io posso, premendo un pulsantino, metterle in parallelo forzatamente, cioè se mi si è scaricata la batteria della macchina posso far partire la macchina con il pacco di batterie ausiliari, perché c'è un microprocessore dentro, lui sente quale dei due lati è più carico e le isola. Questa qui è il montaggio che ho fatto io, diciamo, questo bottoncino per 30 secondi mi mette in parallelo le batterie, quindi se mi si scarica la batteria principale della macchina, il vicio quello, mi è successo già una volta, e faccio partire la macchina con le batterie della radio, cosa non è per niente disdicevole. Questo è il fusibile invece sul lato batterie, e questo è il fusibile da 80 ampere che mi alimenta invece l'amplificatore. Notare quello di riserva, perché allora un'altra cosa, un altro dettaglio, siccome quando arriva l'evento, l'emergenza eccetera, uno è tutto concitato, attacca, mette fili eccetera, i fili andrebbero fatti sempre in maniera che anche se quando sono staccati non si tocchino insieme il più col meno, perché i casi sono due: o c'è il fusibile e lo brucio e dopo devo smadonnare per cambiarlo se non sono portato, oppure se non c'è il fusibile questo diventa tutto incandescente e mi dà fuoco la macchina, come si è detto. Quindi una cazzata come questa, cioè tagliare i fili e collegarli però sfalsati, ti salva spesso la vita, perché può succedere, io ci inciampo, lo tiro, lui mi si staccano degli spinottini, se sono lunghi uguali matematico e vanno in corto. Meglio sarebbe utilizzare connettori come questi, Faston, che oltretutto sono non reversibili, per cui anche se ho verificato, se uno pigia forte riesce a infilarla anche a rovescio. Non c'è dei giunti del pianto elettrico, maschio o femmina, che si grimpano. Se uno sul negativo mette il maschio, sul positivo la femmina, non c'è perso di torchino, e mi spieghi questi trucchi, perché io non ce l'ho macchina, se lo sapevo mi e se ci sono sino alle corde di 6. Uno e mezzo, due e mezzo, sei. Sei è poco, perché vedi, questo è già... Per dire, potrei non metti di sei. Questo sarà un sei massimo. Vai, io e anche sui gruppi di continuità ho visto roba da farci passare centinaia d'amperi. Non reversibili non ce n'è. Le anni sto cercando io. Se ne parla, perché non interessa questa cosa. Allora, l'antenna me la sono calcolata, un M-Mana Gallo, ho calcolato la bobina e ho guardato il lobo di radiazione quando è piegata così. Sinceramente non va male anche nella simulazione, cioè un'elevazione su... Come? L'elevazione è 60 gradi. 60 gradi. No, la relazione è 33. No, hai ragione, 33. Questi sono 33. Riesce a farlo fare anche più. Secondo me è di più, perché sì, qui. Perché vedendo sinceramente parecchio vicino alla macchina, a vederla mi sembrerebbe di più.
L'unico problema è che se mi risuona sugli 80 metri, poi l'accordatore non ce la fa accordare su 40, perché diventa lambda mezzi, l'accordatore automatico con l'antenna lunga. Allora ho dovuto mettere una presa intermedia e cambiarmela a mano su, salendo sul tetto, però tutto si può avere. Questo è l'accordatore chiuso, dentro vedete c'è un LDG da 600 watt, che ha il funzionamento o tutto automatico o semiautomatico. Infatti secondo me è meglio questa soluzione rispetto a un accordatore CG antenna CG 5000. Prima CG 5000 costa 770 euro, cioè un pacco di batterie, questo invece costa poco più di 300. E poi il CG 5000 ogni tanto riparte da solo, perché basta che l'antenna sbatacchi un pochino oppure che ci sia un ritorno di frequenza. Siccome è completamente automatico, se comincia a accordare mentre io trasmetto non mi sento più, questo l'ho sperimentato. Invece questo accordatore ha un modo semiautomatico, praticamente c'è un bottone che io lo piglio qui sopra e lui parte, accorda e poi dopo fino a nuovo ordine mantiene l'accordo che ho fatto indipendentemente anche dal ROS. Il problema è come pigiare questo bottone quando è chiuso sul tetto della macchina, è chiuso dentro la scatola. Allora ho fatto una modifica, praticamente ho tirato fuori da dentro, una mini modifica, ho tirato fuori due fili del bottone, mi sono messo in parallelo il bottone e anche il LED, già che c'era un LED bypass. Ho creato un cavetto che mi remota il bottone d'accordo, il pulsante, quindi questo lo porto dentro la macchina, ho fatto nascere due pochettoni sul retro dell'accordatore. E con questo io quando voglio accordo, lo lascio, quando lui ha fatto posso tranquillo. Quanto costa questo aggeggino? Cosa? Questo qui costa 360 euro, non è regalato, però un accordatore automatico da 600 watt. 600 watt, lo sta crescendo il CG 3000. 3000. Funziona, è 3000, funziona bene, però appunto non mi reggeva 500 watt. Poi ci sono le insegne magnetiche, anche quelle sono state tocco finale sulla macchina, più per la curiosità della gente, perché quando io giro con la macchina con quell'antenna tutti mi guardano, ma spesso protezione civile, tutti non solo, ma mi salutano anche. Perché e riguardi le giurate, sicuramente. Il tocco finale è stata Minitrack 3, la PRS. Questa volta qui me ne parlarono i Z5 IOF, Andrea, del... di Montalbano Vinci, lui, sono quelli famosi perché girano quelle macchine che sembrano dei punti assilli da quante antenne sopra c'hanno. Allora arrivarono i Terex tutti focati, che gente, invece erano ganzi, mi fecero vedere. Allora, come funziona questo qui? Questo qui è un mini TNC, come quello del Packet, perché in realtà la PRS è basato sul Packet, c'è una frequenza internazionale 144-800, perlomeno in Europa, in cui ognuno può mandare dei pacchetti a intervalli regolari comunicando le proprie coordinate e poi attraverso degli iGate, cioè delle stazioni anche come quella di Giampiero CCS, che ritrasmette su internet queste informazioni. Poi c'è, per esempio, io uso Google APRS, che è un sito del finlandese, che raccoglie tutte queste informazioni e fa vedere su un sinottico, ora faccio vedere, le posizioni di chi trasmette queste cose. Lo scatolotto è questo, praticamente è un'altra scatolina Jeffis, un pochino più piccola, in cui c'è questo mini TNC, che anche questo si compra negli Stati Uniti, costa 70 euro. Anzi, per 70 euro, no, in Italia dipende, se è un culo e non ti fermano alla frontiera, costa 70 euro, più spese di spesso. Se invece te lo fermano, devi pagare l'IVA, che te la fanno pagare l'IVA sui dollari, cioè se 100 dollari vogliono 20 euro di IVA, perché questa cosa è ganza, che non c'è cambio. Comunque, per questi 70 euro ti danno anche un mini GPS, che è questo affarino qui, che anche lui sta dentro la scatolina, e tutto è alimentato dalla stessa alimentazione della radio. Questo è un vecchio CT145 della CTE, una radiolina ormai del nonno, che però cosa c'ha di vantaggio? Io attacco e lei parte perché si ricorda, dove non c'è da pigiare nulla, ricorda la frequenza. E questo qui era un lineare da 30 watt che c'avevo, già che c'era ce l'ho messo, e quindi praticamente questo sistema, solo tirando fuori un'antennina, che è questa qui,
e l'alimentazione, lui entra immediatamente in funzione, aggancia i satelliti e poi a intervalli regolari, anzi nemmeno regolari, perché c'è un sistema furbo, c'è uno smart beaconing, perché praticamente se io vado veloce trasmette più spesso, tipo ogni 30 secondi, ogni minuto. Quando io rallento diventa ogni 3 minuti, ogni 5, e si accorge anche se curvo. Se curvo, per dare un'informazione più precisa, trasmette più spesso. L'ho modificato per tirare fuori i LED, perché sennò dentro la scatolina non riuscivo a capire se il GPS funzionava, se lui si è alimentato, quando trasmette e quando meno. Però insomma, con questa mini modifica ho fatto un oggettino, io lo attacco e funziona sempre perfettamente. Questo è quello che si vede nel sito di Google Map. Questa è la mia traiettoria, ero stato, mi sembra, un sacchietto, non ricordo. Perché lui non solo si ricorda la posizione, ma anche fa vedere il percorso nell'ultimo periodo, diciamo. Cliccando, vedete, qui c'è scritto visualizza in Street View. Se io clicco qui su visualizza in Street View, mi fa vedere anche le foto, non di quello che vedo io ovviamente, ma di quello che diciamo di Google, avete visto anche voi, la macchinina che gira per le strade, il fotografo. Però se il mezzo è in movimento, sembra di essere in macchina, non dunque è ganzissimo, io tanto mi aggancio a IOF Andrea, che la mattina è sempre a fare le sue spedizioni, ogni minuto io vedo aggiornare questa foto, vedo la strada che sta percorrendo, vedo sulla mappa sotto il punto in cui è la traiettoria sta facendo. Anche se sei troppo veloce. Ah sì, perché mi dice anche la velocità. Dice arriva la multa direttamente a casa. Ora qui ero fermo, però veramente lo dice. E questo a che serve questa cosa? Perché è bellino. Serve perché un eventuale coordinatore di un intervento di protezione civile, qualunque cosa, anche un gioco, anche una esercitazione, vede le posizioni, per questo per esempio ero io, XWA-12, qui c'è CCS, Ligate, fermo, stabile, ognuno ha la sua icona, io per esempio ci ho messo la Jeep, ma c'è chi ha la macchina, la casa con l'antennina. Questi sono i Jupiter, chi c'ha invece l'automobilina, qui non ce n'era nemmeno uno, sono stazione media. L'unico limite di questo TRS qui è che non ha la messaggistica, lui mi costa poco, questo è semplice. Ora ti si dà una chicca, ti si fa un invito speciale. Un invito speciale. Sì, sì, tu vedi l'evoluzione della cosa. Dobbiamo vedere il pezzo che si è fatta scendere. L'anello mancante. Dai, va bene. Il prossimo progetto ci sarà. Questo nulla, questo è tutto per questo che riguarda le batterie. La tastiera sulla macchina. Molto le batterie. No, è un balocchino. Senti, che prove di combinazione ne viste? La fatte di giorno, di notte, di sera, perché cambia radicalmente la cosa? Principalmente l'ho fatte di giorno. Allora, da Viareggio questo si sfrutta principalmente l'onda di terra, tutta la parte Liguria, eccetera, arrivavamo 9 più 10, anche un 10 watt. Qui in Toscana è più casinoso, ci vuole l'amplificatore per farsi sentire. Però per esempio giovedì scorso ero a Loppiano al centro scout Cengei, quelli laici. Sì, insieme a Alessio gli si spiegava che cos'era la protezione civile e lì si è fatto tanti collegamenti, ma ho collegato tutta l'Italia, Foggia, Roma. Intanto devi riuscire a collegare, questo ti serve. Va bene, ma i rapporti mi davano erano 9 più 10, non ti sento più. Io ho fatto per le 5 ita, avevo uno sched con un rotolo di Roma, insomma. Questo disperato dovevamo collegarci in 40 metri. Durante le sere, io non c'è mai stato modo, dopo le 6 la sera d'inverno, mi sentissi con, nemmeno stavo prima ero un po'. Sabato mattina, dice, non c'era problemi di nessun tipo. Però non so, per cui, come tu eri organizzato? Quindi c'era la direttiva? No, la verticale. La verticale. Ma lui anche. Lui anche. Per cui, cioè, magari le prove di comunicazione in bis, magari potrebbe essere... Cioè bisogna stare attenti a che ora si fanno ogni giorno perché la comunicazione deve cambiare, ci sono anche dei programmini che aiutano tanto in questo, però ecco, è importante l'orario e di conseguenza devi scegliere la banda. Per assurdo, cosa che è stata fonte di discussioni, per assurdo leggendo i sacri testi, qualche prova si è fatto, può essere utile anche l'utilizzo dei 160 di giorno, sembra una bestemmia, no? Invece no, può aiutare veramente, però deve avere antenne adatte. Magari anche montate basse,
però purtroppo devono essere possibilmente più interi possibili senza tante riduzioni, e può essere una cosa strana. Capisco che magari per utilizzare una cosa di genere, che so, tu l'avessi da fare qui, stendere un dipolo più 160 non c'è nessun problema, questo sì, però deve adattare le due cose, l'orario e la domanda. Da provare, è un bello stimolo, perché veramente mette in gioco anche quello che finora siamo stati abituati a pensare, perché si pensa sempre che è ex, e qui invece no, la scandisce con le gare centrali di là dalla collina, in VHF magari tu ce la fai, in VHF se non c'è un ponte lo fai con un pezzettino di filo, quindi magari in 40 metri non tanto di giorno, tu ce la fai, diversamente no. Quindi lo scopo qual è? Raggiungere lo scopo, adattarsi un po' e raggiungerlo in qualunque modo. Però di sera io sto aspettando a Gloria che ci faccia attivare il CRMO e i tuoi amici. Ma perché, scusa domanda, ma perché quando si parla di HF si deve andare forse qua là più tanto? Ma non ci riesci? No, perché praticamente tu perdi il messaggio che viene assorbito. Non ce la fai. Però anche sì, perché si sposta. Tu dici devi sparare sopra, per fatto la scala ombre. 10 metri buchi e vai su. Se più puoi sfruttare l'onda di terra che sfrutta la conduttività del terreno, quindi magari arriva non perché c'è l'onda di cielo, rimbalza eccetera, ma semplicemente perché sfrutti la terra come conduttore, ma quella funziona solo sugli 80, su 160. Se siamo riuscendo a parlarci, se io devo parlare con te, sei per dire a Cerbaia, ma dicevi te, è più facile secondo me sentirsi no su in diretta no. ma in HF no, non ce la fai, non ti sento, ma ci sento in 80 pur avendo una antenna bassa facendo tutto, ma devi cercare di spararti sopra la testa, allora ti ricava un bello a caso, quindi qualcosa riesci a sentire, diversamente non ce la fai. Ma il ribasso sulla ionosfera non è uguale su tutte le frequenze, se non lì cambia importante. Per farsi un'idea, ci sono diversi programmini, si trovano anche in rete tranquillamente. Ci sono parecchi della zona anche di Roma, alcuni siti di persone ci sono dati da fare, hanno fatto prove, hanno pubblicato. No, secondo me è proprio un'esperienza da fare su questa. Una bella aggregazione, guarda. Anche perché devi costruire la tenda, devi provarla, andare a vedere. Tutto questo è per provare le antenne, per dire. Io vi dico, ma c'è una ragione, Ci avete detto del modo anche in cui ce l'avete saputo presentare, e speriamo qui a Firenze che possa anche servire a divulgare un pochino questa mentalità e avere anche qui un po' persone che possano in futuro seguire questa strada, io me lo auguro, ecco. Sì, ma l'augurio di tutti era di riuscire a coinvolgere, che poi alla fine, se poi un risvolto della protezione civile, ma i risvolti sono tanti, le possibilità sono moltissime, soprattutto era uno stimolo a costruire qualcosa, a fare qualcosa, cambia radicalmente, perché essere pigri e vedere affievolire la passione, viene meno tutto quello che poi alla fine... Diciamo, c'è un come, modo come associazione ci sa il dovere di spronare i soci a crescere, portare nuovi soci, e se i soci non sono attivi non portano nuovi soci perché non diffondono quella è l'attività. È sempre un modo di fare radio diverso. Sì, è un modo diverso. Sì, qui c'è tecnica, qui c'è
ispirazione, c'è studio, c'è autoapprendimento, c'è tante cose. Per arrivare a farlo ci ha lavorato del tempo, non è che lo fai ci ha studiato, poi ha bruciato, non, ultimo, non si è, si è bruciato, si sbuscia le mani, ci piace mettere a fare tante cose, scalato molti, ma scherziamo, è ammirevole questa cosa, bellissimo, via, grazie allora, grazie, grazie a voi, grazie a voi. Come si fa l'applauso? Grazie. Grazie. Grazie.